siamo? Mamma mia, ci siamo. Mamma mia, ci siamo. Vediamo, ci siamo. Ma siamo noi, Tonello. Mi sono eliminato da solo oggi. Cos'hai fatto? Ti sei già fatto un quadretto sopra. Facciamo il quadrettino, non si guasta mai. Bentrovati con Antonello Romano Antonello, per quello che... Ma buonasera, qui siamo a Mamma Mia. Su signori, versione milanese, perché noi abbiamo due versioni, quella milanese e quella emiliana. Anzi, salutiamo quella generale, quella forse. Generale. Già vede il cappello che mi lascia un po' perplesso. Già vede i personaggi così in giro. Adesso arriviamo. Mamma salutiamo mia, Daniele Mammi che ce l'ha con la lavagna. Si vede, cioè, che a scuola non ne ha avuto abbastanza di scrivere. Perché lui lo mettevano, dietro alla lavagna, sai, quando faceva? Sì, lo mettevano dietro sulle noccioline, anche sulle noci, sai, in ginocchio lo mettevano lì. Allora, qui siamo in diretta dalla trattoria Zanichelli di Torre Maina di Maranello. Ciao Nicola. Che per molti non sapranno dov'è Torre Maina, ma lo spieghiamo, diciamo Maranello, e Maranello lo conoscono tutti. Lo sai che il marchio Ferrari ha superato la Coca-Cola come notorietà nel mondo, è il più famoso al mondo il marchio Ferrari. Sai perché? Non lo so. Perché gasa meno, dai. Allora, stasera vi leggo la massima della trattoria Zanichelli. Allora, siamo nella trattoria Zanichelli di quel di Torre Maina, dove voi venite da, per chi conosce un po' la zona di chi è di Modena in provincia, si viene su da Modena verso Maranello, si fa la strada che si chiama la Nuove Stense. Adesso giusto? è ghiacciata. Non è ghiacciata, poi abbiamo gente che arriva anche dall'alta montagna, da un posto che si chiama Boccasuolo. Boccasuolo, che dopo ci spiegherà tutte le varie vicissitudini che succede in montagna. Ma c'hai con te il navigatore qua? No, è un vogatore. Il mio non è più un navigatore, perché per me, per andare avanti, bisogna vogare una volta dietro l'altra e via. Allora, per cui venire a Torre Maina in quel di Maranello bisogna non arrivare a Maranello, ma è appena un po' spostata verso Bologna. Mi sei mancato. Sì, certo. Proprio sono mancato, perché, sono morto. Perché ci lascio così distanti ultimamente? Perché mi tocchi continuamente. È sempre così la storia nostra. Allora, quando mi tocchi sono un po'... guarda qui la massima che... Allora, facciamo una cosa. Fagli primo piano lui, vediamo cosa succede. No, attenzione. Hai mangiato troppo. No, adesso devi dire, con calma, tutta la... Allora, Gigi che è qua, io vorrei che venisse qui, ma non vuol venire, perché lui la sa a memoria. Come anche la Barbara, come le poesie di San Martino, quando Fiorello reggeva la poesia, sei pronto? Però devi allora, questa qui è la poesia che ragazzi la trovate sulla cartolina che c'è davanti al computer di Antonello, e questa qui si parte dal 1800. Adesso aspetta che ti faccio quella sfumatura, attenzione, la sfumatura, la sfumatura. Qui è una storia bellissima. Aspetta che c'è troppo riflesso, aspetta che metto un po' di gel qua. Vai, attenzione ragazzi, questo è tutto in rima, come si direbbe nelle poesie, giusto Gigi? Si dice così, no? Allora, dov'è Gigi? Non lo vedo. Stai calmo, che sennò se mi interrompi è come quando uno deve leggere un poema e lo interrompi. Ah, va bene, non dico più niente. Tu ti rispondi al telefono intanto. Qui c'è il numero di telefono qua sotto. Hai messo la grafica, Tonello? Ma forse sì, si vede la grafica. C'è qualcosa di blu sotto che si legge? Ok. Sì, vai. Se qualcuno vuole chiamarci al nostro telefono verdino è qua. Allora, il sole risplende, buon gnocco si vende, salume speciale di sto casolare. Il vin che vi è dato non è sofisticato, allegri entrate, contenti mangiate. Non bestemmiate e di politica non parlate, prima che andiate, però bisogna pagare, il conto pagate. Ecco, questa è la massima che raggruppa 220 anni di storia, Antonello. 220 anni? Gigi dimostra un po' meno, però 220 anni. Perché Gigi poi, meno male che ha trovato la moglie che lo ringiovanisce continuamente. Ecco, vedi che gli fa dei... gli fa, vai con le gnocche tigelle, vai di quello. Poi qualcuno dice, ma cosa sono queste gnocche tigelle? Toscana, no, non sono tigelle, si chiamano crescentine, sennò quelli della montagna che sono qui ci tirano la tigella vera, quella di pietra, fra un po'. Io giusto Weiner, perché qua abbiamo già i nostri ospiti che sono pronti, armati fini denti stasera, preparatevi che sono armati, Antonello. Io è la prima volta che ospitiamo un armato, non so cosa succederà qui, ci hai messo le proiettile dentro, tutto in canna. Allora, facciamo una cosa, noi intanto per prepararci facciamo una canzone, dopo ci prepariamo. Anche perché questa canzone dedichiamo ai nostri amici e a Daniele Mammi, che ha preparato questa simpatica vignetta cartoon sulla pagina Remember Nuovo Mondo, e questa è la canzone che anche con me Antonello il 16 marzo manderemo nella festa invernale, buonanotte. È quel lambrusco là c'è scritto qui, vedi, c'è scritto buon vino, vedi. Allora, cosa facciamo, andiamo? Andiamo con questa qui, in Zaire, eccola. Forse. Qua. Aiuto! Ci siamo? Io ti avevo detto che Daniele aveva ospitato qualcosa di particolare questa sera. Guarda lì. Io sto fermo, guarda, non mi muovo più. Tutta sera sto così, Appena riusciremo a fare. Perché spara a me, non spara a te, mi hai capito? Ha detto spara quello con la pistola. Cioè, hai tu la pistola, hai detto.
Ma i piccolini non si vede neanche la mia. Ah, cioè, che ne so, detto, chi è che, ma ha detto Weiner, Weiner Tassoni, chi è che è armato? Lui c'ha la pistola, ma c'ha il pistolino, certo. Scusa, non volevo... No, ma sto guardando delle cose molto, molto, molto particolari. Ma ragazzi, ma qui questa sera Daniele ci ha trovato degli ospiti che... Ma non so, abbiamo perché... quello che serve per fare un'ottima serata... di quelle western. Di quelle... Scusa, ci sta anche la scazzottata stasera? Siamo giusto, siamo all'osteria come succedeva in Salunno. Vuoi provare? Cioè, ci sono i tavoli da rompere qua. Possiamo... Tanto deve rinnovare il locale. Gigi ha detto che deve darci una mano. Ti dà una mano perché ti do un po' di volume così ti senti. Dai, volume perché vai. A forza di sparare ha perso. Okay. E poi deve avvicina il microfono perché noi abbiamo. Bene. Io vi guardo bene, tu guardi là, guarda, quindi ti vedi meglio. Vai. Ragazzi, Weiner Tassoni direttamente dal Far West, anzi da un po' dagli indiani e dai cowboy, perché tu hai vissuto tutto il mondo, diciamo, del West, sia professionalmente parlando che anche a livello emotivo, perché tu sì. Le vivi queste cose veramente. E quando ho visto arrivare, mi sei andato così in macchina, vestito così, con la pistola fuori, tutto con la bombetta, ma ci stavi in macchina e hai fatto il buco nella capotta. Cos'è che hai detto con la pistola fuori? La pistola fuori, di fatto, lui. Lui. Cioè, cioè Stefano. Certo che se uno adesso, cioè, fa una figura... figurone adesso. Mamma mia, ha detto che il tuo gamba si chiama Mamma mia, con M sola. Un signor. Un signor. Quindi il tuo, cioè, come funziona questa cosa qui? Perché già presentarsi armati a un ristorante. No, io vi dico. Cioè, ho i tortelli o la vita. Esatto, infatti ha mangiato tutto, No, ho iniziato da piccolino ad appassionarmi del mondo western, dai film western. Cosa vale peso questa? No, pensavo fosse finta. Non, è finta, ma è salve. È una Colt Navy del 1851. Una volta era una ad avancarica. Cioè? Cos'è? Avancarica. Che vuol dire che? Veniva caricata, qua ci veniva messa la polvere, la palla, veniva pigiato il tutto con lo stecco, veniva messa una ballettina di moschetti, Ballettina di rame, il moschetto, sì, bisogna vedere se il moschetto era pietra focaia, però... Anche Silvio ha caricato sopra, perché sennò non sparava, quella di Silvio, quella pistola lì. Silvio c'ha la pompetta. c'ha la pompetta lui, l'altra carica. In certi momenti la vedi che fa fum 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 fum, che va forte. Ma dai che ci do, No, ci va una ballettina di rame e... Innescava la polvere e partiva l'innesto e partiva. La tecnica dei cannoni, stesso, il metodo è piccolino. Sì, più o meno. Uno c'è il pistolone, uno c'è il pistolino, insomma, quello che dicevamo prima, no, Antonello? Sì. Ecco. No, anche tu, anche tu usi le balette, Antonello. Sì. Ma senti qua, no, adesso sento, senti, sto facendo un po' di casino io. Antonello, dovresti avere delle slide, perché poi vai, è venuto armato fino ai denti, nel senso che abbiamo... Questo è un ricordo di quando facevo gli spettacoli con un gruppo... di revocatori western, abbiamo fatto 10 anni di spettacoli, anzi anche un po' di più, dall'87 al 2000. Si sta parlando di Campo Galliano, di Modena? No, si sta parlando dell'Arizona Western Group. L'Arizona Western Group. Dove è nata l'Arizona Western Group. E l'Arizona Western Group è un gruppo. Era di Modena e San Giovanni per Siceto, ci dividevamo queste due zone la maggior parte dei componenti, certo. E siamo nati, ci siamo incontrati nell'89, lì era, questo è uno spettacolo che è stato fatto in onore di Elvis al Goya, te lo ricordi? Ragazzi. Che era ancora Piccadilly Strix, all'inizio. Esatto, era ancora Piccadilly qua. Ma il locale più elegante che c'era, era molto circoso. Sì, ma davanti? Abbiamo fatto varie discoteche negli anni in giro per l'Italia, abbiamo fatto spettacoli in varie discoteche. E a Campo Galliano nell'89, nella Pasqua dell'89, ci fu una svolta della mia vita, ecco, diciamo. Ti sei sposato? No, è una svolta importante quello. La svolta fu che c'era un ranch a Campo Galliano, un ranch famoso in tutta Italia, il Buffalo Ranch, ed era un posto, il primo posto è stato
in Italia di ritrovo di tutti gli amanti del mondo western. Mi sembra, vai, non voglio interrompere, ma era, c'era un personaggio che ha fatto film western, che ha, assieme alla moglie, perché ho letto un po' di storie in giro, come è nato quel Buffalo Ranch lì. Beh, erano due fratelli, Aldo e Ted Bordignone. Ecco, Ted Bordignone, mi ricordo il nome. Erano due fratelli, due imprenditori nel mondo della biancheria intima, che è anche un... erano i produttori della marca Liberty, adesso non so se si può fare pubblicità, sì, però vabbè. Non c'è problema. No, vabbè, insomma, è com'è. Comunque, per dire che chi erano, ecco. Avevano la passione del mondo western e loro nel 69, nel filone, nel pieno filone dei film spaghetti western, fondarono questo ranch a San Zenone degli Azzellini a Treviso. Okay. E fino ai primi degli anni 80 rimasero lì, poi si trasferirono a Campo Gagliano. Ah, ecco dove è nata questa storia del Buffalo Ranch di Campo Sì. Gagliano. Furono i primi a portare il Wild West Show in Italia, cioè tutte le discipline del rodeo, gli spettacoli western. Tutto era il punto di ritrovo. E ci venni anche io, perché facevate il collasso, facevate appunto la... Tutto quello che era del mondo western era il punto di ritrovo in Italia per tutti gli appassionati di questo ambiente. I buoni contro i cattivi, anche a livello di sparatori. Sì. Chi è che moriva di solito? No, beh, lì allora, lì conobbi l'Arizona Western Group. Esatto, questo gruppo qua. Questo gruppo di cui entrai a far parte nell'89. Ecco, adesso tra l'altro c'è qualche... Oltre... Bello, se ci scambia il bottoncino, ecco, ci fa vedere un po' di attrezzature che utilizzavate. Vado? E varie. Sì, vai. Sì. Le vostre scenografie, queste qua? O no, la questa cantina, era la, una delle... Era la mia mansarda che l'avevo adibita a saloon, tipo saloon. Chiaramente c'è di fianco anche da cucinare. Beh. Mentre uno dice faccio le prove, fagioli. Beh, mangiare nei... cioè, ma Terence Hill e Bud Spencer però c'avevano il pignato con i fagioloni, cioè qui c'hai la cucina elettronica. No, no, la cucina normale, dai, su. Qua ero qualche chilo fa e qualche cappello fa. Vai Antonello, manda quel video. Vado? Spingi quel bottoncino lì, ti facciamo vedere un po' di queste belle cose. Siamo così. Questa è mia moglie, la mia futura moglie. Ah, che anche lei. Salutiamo che c'è tua moglie con tua figlia. È la tua futura moglie. Ciao, futura moglie. Prima eri futura, adesso non sei più futura. Sei presente ormai in passato, perché proprio andiamo avanti. È rimasto uguale lei, però. Sì, lei sì. Cosa è successo? Lui no. No, lei ha lavorato molto bene, gli ha dato da mangiare, fa. Vai avanti con i baffi. Ti sei allungato il baffo dopo. Va bene, vai pure. Vai. Push the button, Antonello. Arrivo. Ok, vado. Cioè, lei in queste scene cosa faceva? No, lei partecipava anche lei allo spettacolo dell'Arizona Western Group. Era quella del saloon, lei? Sì, ma hai visto che... Lei è origine vietnamite, però in questo caso, come vedete... Hai visto la mano che è figo, con la gamba accavallata. Come se la tirava, guarda qua. Mica amico Paolo. Andiamo avanti. Vecchi ricordi. Guarda l'occhio che gli cascava l'occhio. Vecchi chili fa, tanti chili fa. Non sono primo a dirlo, Qualche chilo fa e qualche cappello fa. Ma non sei il solo, fidati. Allora, qua abbiamo visto le armi, un attimino qua cosa sarebbe questa cosa qua? Ma lì erano quella è una parte delle mie armi che usavo negli spettacoli. Fate anche il ruletto ogni tanto che provate a... No, cacciatore rosso. No. Cacciatore rosso, no. Qualcosa lì, esatto. Non mi ricordo, il cacciatore, no, non lo facevo. Esatto, dai. Se invece di stare la pistola lì... Devo pistolare, perché stavolta ci sono stata fuori quella cosa che mi hanno cambiato le parametri. Si vuol collegare con la Calabria. Aspetta, stai di mille tanto. Vado, mi fermo? Vado avanti. Diciamo che c'è sempre la moglie, questa scena di film che avete girato. Ecco, attenzione, abbiamo qualcosa. Era per gli indiani, erano per... Sì, non tomo. Lascia andare fino in fondo. Allora, tu continua. No, perché Daniele dopo ti tira la lavagna, non è che te la fa vedere, te la tira qui sto giro. Ecco, qui vedi che c'è una scena di queste... Dove le avete girate queste? No, quella era la mia mansarda. Ah. Una mansarda dove abitavamo. Goulash originale, vedi che vedevo... Sì, siccome ci piace il mangiare anche americano, ogni tanto qualche... San Montana c'era anche la pubblicità. Ma sì, dopo i piatti
tipici americani, ce li cuciniamo. Infatti si vede. Vabbè, quello è qualche cosa. No, scusa, io ce l'occupo del nuovo mondo un po' più giù, però va bene. Ok, diciamo che noi abbiamo... Eccolo qui, okay. Stanno mansuendo questo cavallo. Sì. Qui c'è tutta l'attrezzatura per lasso, non lasso. Sì, queste sono foto, questi sono, erano gli arredi di questa mansarda che adesso... Un uomo col fucile, quando incontra un uomo con la pistola, un uomo col fucile, un uomo morto. No, al contrario, poi l'uomo con la pistola è un uomo morto. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Vediamo anche, se anche una donna, quando un uomo trova un uomo con la pistola, viene denunciato, non ti preoccupare. Va bene, vai. Altro video, ma cosa vuole? Un altro, è già pronto? No, lui, Perché vai, nel preso con sé, diciamo, raccontare 30 anni di passione e di storie del... diciamo del West, in questo caso tra indiani e cowboy, non è che in 10 minuti si fa tutto, però no, vabbè, perché chi ci sta guardando, stiamo parlando sempre dell'89, di questo anno. Questo quello che andava in onda adesso era una parte, vabbè, dopo ve la spiego dopo. Facciamo così, vediamo, questa qua è una parte di un film. Sì, abbiamo girato per il programma In Famiglia con Cecchi Paone e Paola Perego. Prima o dopo con Cecchi Paone? Quando c'era la Marini, quando... No. No, prima o dopo l'esperienza. No, eravamo stati invitati, il programma In Famiglia era il giorno dell'Epifania, parecchi anni fa, adesso non mi ricordo quanto, ma... E abbiamo girato queste scene dentro al saloon da un nostro amico, che lui aveva una birreria a Sant'Agostino di Ferrara, proprio tutto in stile West, che lo usavamo. Salutiamo come... i ferraresi, ciao Ferrara. Che purtroppo, vabbè, adesso salutiamo, non c'è anche più. Gli arcani. E aveva questo saloon meraviglioso, che era un nostro punto di ritrovo. Ci trovavamo per fare le riunioni. Giusto, per fare questo effetto qua in cui la pistola emana questa polvere, quindi la caricavate borotalco, come era? Funzionava? No, erano colpi particolari che prendevamo dalla Germania. Ah, già esistono fatti così, sì. Che hanno questo effetto? Sì. Bene, bene. Vedi che impariamo anche le tecniche di come... Sì, qua è... Ehi, fammela tu questa storia qua. Ma però... adesso sono un po' fuori allenamento. No, che dopo me li viene in testa a me. A parte che giù. Tiriamo giù un tonello questo giro. Allora, cosa facciamo? Manda pure. Cosa mando? Aspetta che abbiamo le calzoni dietro. Ma no, La 5, bisogna... Ah, bisogna che ti dia da fare, Antonello, perché noi... Poi se volete continuare, anzi, chiamare, mandare messaggini come sta arrivando, ma Antonello non li legge, esatto. Anche telefonare allo 0536 94. No, stanno arrivando anche, arrivando. Ma vanno anche letti dopo, tra l'altro. Va bene, un'altra cosa. Se arrivano, non li legge dopo, 0536 94 0985, queste qui le dedichiamo ad Angelo di Parma, che ci ha fatto sentire, eccola qua. Ci siamo? Ci siamo? Pronti? Vai, ti ricordi questa roba qua? Vai, si può accorgere. Che bella strana roba. Società. La veramente strana. C'è anche il 45. Esatto. Dopo, a proposito dei dischi, dopo ce l'è. Ragazzi, questa sera qui abbiamo di tutto. Passiamo dal Far West agli appassionati di Vasco Rossi e alla regista televisiva. Perciò veramente diciamo un passaggio in tre. Vediamo la regista televisiva, dov'è là in fondo? Che è di Boccassuolo. E Daniele che tiene tutta la sala. Dopo faremo un'indagine, dov'è Boccassuolo? Boccassuolo, no, come si dice? Vabbè. Tu come si dice? Pompean. Pulinese. Vai piano con le cose strane, perché dopo c'è anche Panzano, più giù dopo. Ci abbiamo cosa nostra. Vabbè, dai, andiamo avanti con... Siamo carnevale. Abbiamo un contributo video, video. Vado? A un certo punto vai con la sua band. Sì, cioè col mio gruppo... Questo, gli Arizona Western Group, appunto, rievocatori di scene western. Eccoli come qua. Da film, abbiamo cominciato a seguire il Wild West Show di Buffalo Bill di Ted Bourdignon, che lo portava in giro per l'Italia, e noi lo seguivamo. E qua si sparava davvero? Con quei proiettili che diceva prima, che hanno questo effetto salve. No, sono sempre effetto cinematografico, naturalmente. Non è che scorreva sangue, fiume. Beh, avevamo le pastiglie che si rompevano in bocca e facevamo finta di sputare sangue. Che bello, voglio anch'io. Mamma mia, lo voglio anch'io. Dimmi una cosa, ma chi era il pistolero più veloce del West? Qua? Chi era il boss? Ce la contendevamo io e quello che vedi. In azzurro.
Rotti. Esatto, Rotti. Perché non chiediamo alle signore? È meglio non chiederlo. Eravamo i più, diciamo, abili con il maneggio delle pistole. Facevamo i giochini funamboli, dei volteggi che... Ecco, dopo mi spiegate come si fanno i volteggi con le pistole. È un'abilità che viene dai pistoli... Dai pistola, erano giochini che all'epoca potevano salvare la vita dei pistoleri, poi dopo sono stati portati a livello di funambolismo, ma all'epoca poteva far la differenza saper maneggiare una pistola. Sì, quando in un determinato che modo. Quando sei che fai il 2-1 contro l'altro, che in un attimo... tac tac! Sì, c'è il cinturone originale. Attenzione, che arriva un saluto per Weiner dicendo Ferrox. Ah, ok. Grande, a lunch grandi ragazzi, continuate così, sì, a sparare. A sparare. Senti, ma Weiner, ma quando ti davano una cazzottata con questo qui, quando si vedeva che... Era una bella mastocata, da vedere così. Sì, sì, beh, non so se ti rialzavi. Appunto, quello è il problema dopo. Sì, guarda quante se ne danno, guarda qua. Questa è una delle tante scene che... Questa è tra l'altro proprio tratta dallo spettacolo il giorno dopo della morte di Sergio Leone al lago di Cingoli, di Macerata. Ah, eccolo qua. C'era tantissima gente già come... Sì, proprio il giorno dopo la scomparsa di Sergio Leone. È giusta la data? Nel 1980? Vediamo. 89. 89. Sì, sì, sì. Sì, sì, è giusta. Oh, ma tu lo metti in silenzio di telefono o facciamo sentire la telefonata, decidi tu. perché arriva anche telefonata. Non arriva la pistolata una ste volte. No, salutiamo anche le persone che ci ascoltano da questo momento dalla Calabria. Tutta la Calabria attraverso promo video. Guarda che là giù sono ancora in funzione queste qui, No, non è vero, ci sono dei mezzi moderni adesso, vai. Allopara, la famosa allopara. Ok. Vai. Allora, qua andiamo avanti con le cazzottate, sì. Scazzottate. Te sei quello nero qua? No. Secondo me tu eri quello sulla sinistra, l'altra parte era tua moglie travestita che ti picchiava. Ma io e non portava quel giorno lì non ci sono potuto andare a questo spettacolo. Okay. Andiamo avanti. Allora, qua è ancora il momento del... Siamo del duello finale, come vedi qua c'è la resa dei conti. Sì, sono scene prese da film, le prendevamo dai film e le riportavamo uguali come se fossero che stessero girando la scena, ma gli attori eravamo noi. Ecco. Beh, c'è anche il fumo della pistola che mette sì, beh, per forza, erano colpi che prendevamo in Germania apposta, salve, che facevano questo effetto cinematografico. Eccolo qua, guarda. Ecco, questo. Aspetta, fammi vedere. Aspetta a vedere quante ne fa, Vediamo questo pezzo qua, vediamo un attimino. Tenga, vai, faccia vedere lei il mio. No, vabbè. Questo è il mio collega Arlotti Gabriele, il presidente del gruppo. Era lui, è uno che sa che ora lì, come le fa girare lui, non le fa girare a nessuno, è vero? Sì, dopo l'avventura è andata avanti fino all'anno 2000, dopo abbiamo cambiato. C'è stato un po' anche la moglie che gli ha detto: ascolta, non falla girare troppo. No, purtroppo la vita ti porta a fare degli altri passaggi, sai, molti di noi dopo c'è chi si è sposato, c'è chi si è divorziato, c'è chi ha avuto dei lutti, c'è chi, insomma, sai, tante cose che... Vabbè, che qualche volta la pistola era caricata non a salve, allora... No, dopo abbiamo smesso con la parte degli spettacoli e ci siamo convertiti come gruppo motociclistico di custom e di chopper. Al posto del cavallo? Del cavallo, la moto. Okay. E ancora adesso, ancora ci siamo. Ancora, questo è buono, bello sapere. Ci chiamiamo... Dopo abbiamo cambiato il nome, ci siamo chiamati Cowboy Free Biker Group, da Arizona Western Group, Cowboy Free Biker Group. Questa è una bella cosa. Dimmi una cosa, vai, visto che tu hai poi fatto anche il tuo mestiere insieme a questa passione. Sì, sempre quella Pasqua dell'89 al ranch di Campo Gagliano, il proprietario del ranch, Ted Bordignon, io ero tornato qualche mese prima dal militare, parliamo nel novembre dell'88. Ecco qua i tuoi. Questa era sì. Qui eravamo a girare una scena di un film, tra l'altro.
Eravamo questo è uno dei nostri look che usavamo. Sì, ma qui sei dell'America del Nord o del Sud, il sudista qua? Sì. Mi sono dilettato un po' a fare da DJ della festa di mia. Dovevate chiamare Romano che arrivava lui. Con il lazzo anche. Urban Cowboy. Sì, sono i vari articoli che ci facevano i giornali all'epoca. Ma di che anno parliamo qua? La nostra storia è iniziata, ho detto, 87, è finita nel 2000. Come sono 13 anni di onorato spettacoli in giro per l'Italia, per cui insomma una cosa, soddisfazione enorme. Sì, poi sì, sì, abbiamo la gente dove applaudiva, aveva tutto. Sì, abbiamo partecipato a una serie di telefilm per bambini. Perché lo spara anche cameriera che mi sta su stasera, ma neanche parlato di caffè, aspetta che lo fanno fuori subito. Ecco, questo è il gruppo. Ho fatto un caffè Nicola. No, niente, no, lascia parlare. Porca miseria. Vai, dai. Mamma mia, succede che c'è che No, dicevo che avevamo partecipato a una serie di telefilm per bambini, avventure nel Far West, per Bim Bum Bam, non so se vi ricordate che è quello che presentava che ne sa di 2000. C'è anche lei la canzone Bim Bum, ti ricordi? No, non mi ricordo. Dai, Gabri Ponte ha fatto il pezzo. Sì, beh, però sì, vabbè. Bim Bum Bam lo presentava sì, Bonolis, esatto. E poi l'ultimo c'era Five, poi c'è stato vero, il pupazzo Five. Invece noi eravamo con Four. Non ne perdevo una, cioè, con Four. Ecco, qua cosa c'entra questa cosa qua? Qua eravamo. C'è tua moglie qua lì? No. Qua eravamo alla fiera del. Signora, c'è qualcosa che non funziona qua. Hai visto? C'è il cowboy in mezzo a due soggette strane, Stavolta la pistola la prenderei. Tenga, prego, tenga già armata. Qua eravamo nella fiera a Modena del Natale, una fiera Country Christmas di Natale. Vengo anche, prossima volta vengo anch'io, vedo. Sì. Ecco. Fai col galetto in testa qua. Chi è che è la serie, la serie dei miei capelli pazzi? È il tuo amico Daniele che ti ha montato il video. Sì, vabbè. Questo è il sosia, mio amico di Roma, sosia di Clint Eastwood. E vai, infatti. Fa parte di un gruppo di rivocatori. Ma qua eravate dove? In Inghilterra, scommetto. No. Dove? No, quella lì è dentro il Vaticano, quella carrozza lì. Ah, c'era il Papa dentro, è rimasto lì. Con le ossa. Quella è la vecchia Papa mobile. Esatto, sì, è vero. È l'unica volta che è una cosa intelligente. È verissimo. Papa mobile. Ero in giro. Cioè all'epoca aveva i finestrini corazzati. Sì, ci mettevano due così prendevano prima la pallottola delle... ci mettevano due finti di fianco. Hai capito? Andiamo avanti. Sì, ecco. Sempre i miei capelli un po' pazzi che mi faccio con la mascherina di Procione. Ascolta, ma tua moglie ti ha mai detto basta? Ti ha mai detto basta? Ma sai, noi anche per lavoro un po' di cinema lo dobbiamo fare. Certo. Io per lavoro vado in giro per l'Italia in questi raduni vendendo articoli western, country, americani. Infatti volevo arrivare a questo punto, sì, che no. Dove trovano i tuoi articoli? Perché tu sei un distributore di questi articoli. Allora io mi trovate in giro per l'Italia come Indian e Cowboy, la mia ditta. Anche in Calabria? No, salutiamo anche i calabresi. No, sì, mi trovano in Facebook, la Indian Cowboy Modena Italy, la trovano in Facebook. Diciamo c'è tutto i tuoi articoli che possono ordinare. Per cui se c'è qualcuno in Calabria che vuole un articolo dedicato deve andare a vedere la mia pagina. Ripetila con calma, vediamo. Indian Cowboy Modena Italia, via, non Italy. Poi dopo faremo una cosa grafica scritta a mano. Dimmi una cosa, ma c'è anche la c'è anche il bombettone così? Sì. No, questi qui non c'è, è originale, no. Quello è il pezzo unico. Sì, questi sono pezzi che anche l'anello che c'hai, che lì ci sta dentro. Esatto. Bellissime queste cose. Invece eravamo a girare uno spot per Star Wars. No. Dimmi cosa c'entra Star Wars con i cowboy stavolta. No, non è che Capitano Kirk che cosa ti fa fare qua? No, nel mondo del cinema io spazio anche in altri temi. Perché parlando di cowboy. A me piace bagnarmi ogni tanto i piedi nel mondo del cinema, della televisione. Anch'io nella vasca mi vengo benissimo. Ho preso la macchina del tempo. I piedi nel senso partecipare, vabbè, del termine giusto, vabbè.
giusto, ecco, per far ecco, capire. Qua non è che cosa stai facendo qua, perché ecco, beh, qua questo... non mi sembra proprio che bagnavi i piedi. No, no? Qua bagnavi la panza, cioè, e poi uno dice perché uno proprio... ingrassa. Guarda, questo perché è un ingrasso. Allora, perché un ingrassa? Per forza si bagna i piedi in quella tinozza lì. No, li puzzi anche. Li puzzi anche, c'è anche quello è il tacchino americano che faccio ogni anno a Natale. Allora tutti quelli che ascoltano in televisione, andiamo a Natale, andiamo tutti da lui. Okay, quello va è bene? Il tacchino ripieno, okay, che faccio ogni anno a Natale. L'importante è che non ci prendiate a me Romano per fare la parte del tacchino. Ah, quella è una bella boccia, quella lì, così, Era di 8 kg quello di quest'anno. Non siamo qua invece. No, questo è un dovevamo girare qua, abbiamo girato qualcosa. Qui eravamo in una fiera a Ravenna. Toro seduto. Sì, abbiamo fatto una scenetta, io e un mio amico di un'associazione di indiani d'America. I baffi, cioè, non mancano mai. Questa è la tua moto? Sì. Con la cavallina sopra, ovviamente, no? Esatto, quella è una palosa, l'ho fatta a stile palosa, pezzata. È una Harley, non vorrei dire no, non è una Kawasaki, vuol 800. Qua andiamo. Qua chi c'è? No, sono amici. Questa è la mia bancarella. Ah, faccia la bancarella, bilico questo qua. Beh, diciamo che occupo un pochino di spazio. La tela è una bandiera americana di 9 metri per 6. Primo giugno già deve venire a Castelnuovo lui, ci pensa il nostro, Sì, Va bene. E dove vedete, vedi vendo i cappelli, gli stivali, le fibbie, le cinture. Qual è il prodotto praticamente più venduto? Beh, diciamo che non è che il prodotto più venduto, il prodotto dove mi sono specializzato. Il mio forte è gli stivali, i cappelli, le fibbie e le cinture, quella è la mia specialità. Hai avuto anche gli stivali Cinquino, che è stato con noi ospite. Sì, con Cinquino. Qua, West. Con Cinquino abbiamo collaborato parecchio, siamo anche molto amici. Certo. Bene, allora. Sì. Allora, sai cosa facciamo, Antonello? Mettiamo questa canzone perché abbiamo ancora 5 minuti. Sì, quella lì che dedichiamo al tuo amico, che tra l'altro ha chiamato, perché poi leggerà anche gli altri messaggi. Sì, senza Antonello, questo gliela dedichiamo, così torniamo. Ciao, Marco. Torniamo agli anni 80, così guarda. Vado. Ancora una volta sulla strada, che bello questo brano qua. Salutiamo gli amici, di Weiner Tassoni, che stanno mandando messaggi e ci ha raggiunto anche la mia dolce metà. Hai visto? Prima santa donna, devo dire santa, ma santa donna per uscire a, come si può dire, a sopportare, non lo so, sopportare un uomo con tutte queste. Ma te piace? Passione ce l'avevo anch'io, cioè ce l'ho anch'io. Ce l'hai anche te. Tu quando l'hai conosciuto, quanti anni avevate quando vi siete conosciuti? Avevamo 17, adesso ne abbiamo un po' di più. Da quando avevate 17, siete di età? Sì. E da quando avevate 17 anni che siete ancora insieme? Sì. Oh mamma mia! Aspetta, vai, cadiamo adesso. Ci sta, mamma mia è buona. No, te lo dico alla milanese, signore. Non lo so, davvero? Sì. Senza non si possono dire, però, cioè, la signora Lange. Passa un po' il microfono, sì, so che dagli il microfono, adesso interroghiamo lei. Diciamo che dopo ci siamo sposati, dopo 20 anni che eravamo insieme. Dopo 20 anni ci hai messo 20 anni? No, è lui che ci ha messo 20 anni, non era convinto ancora. No, io convinto di sposarsi. Allora, io spero che tu abbia usato la regola. Secondo me qualche botta in testa l'hai preso, allora vai in qualche duello. Io spero io spero solo che tu abbia usato la regola che finché non ci si sposa niente. Ecco, esatto. Beh, insomma, non è molto secondo convinta. Secondo me è un po' troppo lungo. Finché non si sposa niente, 20 anni credo che. Tu gli devi dire mi sposi basta. Cioè, io ci ho provato, poi però a posto di cose dice: ma dice troppo lunga la storia. Esatto. Cioè, non ha detto niente lui perché. Vabbè, cioè, sì. È stata mia la colpa. È stata solo la colpa. Hai capito? Ma hai rischiato che ti lasciava, ti lasciava. Aspetta. Com'era? Abbiamo fatto poi un matrimonio che è stato da film. Alla cowboy, sicuramente. Cioè, parlando non poteva essere diversamente perché. Sì, chi ricorda il nostro matrimonio, devo dire. Hai già detto il mio.
mio, mi ma... stava scappando. Ma se, c'era, se c'era lei bene, se no è uguale. Ti sposavi il cavallo, cioè fra un po', non lo so. Allora vai, adesso grazie della vostra, diciamo, di essere stati con noi. Mamma mia, allora, ricordiamo dove trovano te e la tua bella, diciamo, attrezzatura da cowboys e di appassionati di questo mondo west e non solo. Ci trovate in giro per l'Italia, perché adesso purtroppo il negozio l'ho un attimo messo in stand by. Certo. E comunque nella pagina Facebook Indian Cowboy Modena Italia, vabbè, e trovate tutti i numeri di telefono, vedete anche qualche foto di quello che porto in giro. Ma visto che mamma mia girerà anche d'estate nelle piazze, magari ti invitiamo con la tua attrezzatura. Beh, volentieri, se sono, se sono libero, volentieri. Anzi. Va bene, ottimo. Guarda, allora a questo punto cosa diciamo noi? Grazie ancora alla signora Lang. Lang. Ma perché sai com'è? Lui io leggo l'inglese, Lang. Vabbè, così Lang. Com'era, no? E a questo punto li congediamo perché facciamo poi, un passaggio ancora in auguri per essere riuscita per dopo 17 anni così, però vabbè, è andata a buon fine. Va bene, facciamo una canzone. Facciamo un passaggio diretto. Non abbiamo mica tempo, sparagli, dagli una spistolata, qui sta fermo un attimino. Vai, vai così. Grande è stato questo qui. Grazie. Grazie Vine, state con noi ancora che facciamo un saluto finale, se non scappate via. Cosa facciamo? Oh, ospitiamo due belle ragazze. Ma non perché Una. Facciamo una supporter. Noi abbiamo bisogno della supporter. La supposta? Dai. No, la vado a prendere. Dai, ma qualcuno lo fermi sto qua. Che so, allora, mamma mia, succede così, Tu puoi decidere se sta di là o di qua. La signorina sta di qua, venga lei, venga. Vedi, allora, venga, quello basso e grasso siamo e lui è quello alto, lasciamo perdere. Siamo solo in diretta. Non ti preoccupare. No, beh, quando parliamo di una cosa importante. Siamo in tre, ci guardiamo in tre, non ti preoccupare. Siamo già in quattro qua dentro, adesso, figurati. Mi posso sedere anch'io adesso. Allora, attenzione. Sono contento. Guarda come è emozionata, è rossa. No, perché ha bevuto il pignoletto fino adesso, sono qua che... Allora, adesso mi raccomando, chi parla deve avere in mano il microfono. Oh. Perfetto. Buonasera signorine. Senti il perfetto modenese, perfetto. Ragazzi, Boccassolese. Che tu romano Boccassolese. Vai piano che dicete parolacce, ci sono ancora i bambini a quest'ora che ci stanno guardando, Boccassuolo. Si può dire? È un paese? È tutto a suolo. Ogni tanto viene fuori la bocca nel suolo, giusto? Da dove viene fuori il nome Boccassuolo? Perché c'erano... Guarda che lo sa, Si chiama l'etimologia della parola. Allora, fammi un primo piano. Ma vedi anche te. Daniele, ecco. Fai tutte e due insieme, solo loro due. Perché, questo diciamo è la nuova versione di Romano e Antonello. Tu sei Romano e lei Antonello. Non so se vi conviene, però è uguale. Infatti aspetta che adesso... Diamo il significato della parola Boccassuolo, che è un paese, una località. Ridente località dell'Appennino Modenese. Modenese, perché salutiamo quelli della Calabria, che dico, ma dov'è Boccassuolo? Poi dopo andiamo a parlare anche di altri posti. Ai confini con la Toscana. Allora, vediamo Boccassuolo dal nome, da dove proviene. Da Bocche del Suolo, ovvero... venivano fuori delle... Cos'è che venivano fuori? Dei gas metano, che prendevano fuoco, e quindi da Bocche del Suolo, ecco, è derivato questo bellissimo nome di questo bellissimo paesino. Però presentiamo tra l'altro Sabrina Guigli, regista, produttrice di film, ha fatto di tutto. Ma da dove viene il parola sesso allora? Cos'è sesso? Sesso, scusa, la Reggio Emilia, cioè la frazione si chiama sesso adesso. Ascolta, non ci può guardare. Non è mio paese, no, lo so. Ma non è neanche il suo perché non lo pratica. Ma voglio sapere, abbiamo saputo di Boccassuolo che è un paese ridente dove diciamo nascono delle cose particolari. E sei nata anche, sei proprio nata a Boccassuolo? Sì, diciamo, ho vissuto, sono nata a Modena, però io sono originaria di Boccassuolo e sono vissuta lì, vivo ancora lì. Sì, Boccassuolo resiste ancora anche in queste giornate di neve, di brutto tempo. Hai fatto... Oggi ho sfidato la neve per essere qua con voi. Ma mi sa che dopo c'è la stessa strada. Sì, un'ora e mezzo, ma va bene ne vale la pena. Va bene, poi ci dividiamo esatto. Volta di salto. Antonella, non ti allargare sempre perché c'è il rifornimento del metano a Boccassuolo. Ecco, giusto, il metano. Il problema del metano è che se c'è molto metano in un posto, lo sai cosa vuol dire?
Aspetta, no. aspetta. Chiediamolo, come ti chiami? Aspetta, passi una mano. Agnese, abbiamo Agnese. Io sono Agnese, vengo da Modena. Sì, ciao mamma, ciao papà. Però sono nata a Pavullo. No, la montanara è contrario, cioè. No. In realtà sono una montanara anche io. Sì, e cosa ci fai a Modena da Pavullo? Perché l'acqua va sempre bassa. Ci sono solo nata a Pavullo in realtà, quindi io ho sempre vissuto a Modena. Isolata sì. Giù come pensa dicono. Che adesso non riusciresti neanche a nascere a Pavullo perché hanno tolto il parto. So, è un peccato. E io che non sapevo dove andare a partorire, mi tocca venire a Baggiovara. Ma non te. Ma io il mio problema è che se vado in un ospedale, il mio terrore è che mi prendono e mi portano in sala parto. Il problema è dove mi fanno partorire e lì non voglio indagare. Allora, vabbè. Meglio di no. Allora, parliamo di cose serie. Non allora, diciamo che con la nostra regista, in questo caso se investe di regista, adesso non di Zumba, non di altri vestiti che tu fai, diciamo, è in tema di memoria, perché siamo nel momento della memoria, perché lei assieme a un altro altrettanto famoso regista, Riccardo Stefani, avete girato il film Sopra le nuvole. Giusto? Sì. Del 2008. Esatto. Dove praticamente avete raccontato questa storia, diciamo, delle nostre tragedie, del nostro Appennino, del periodo della guerra. 1944, dove c'è Adriano con la figlia che scappa, mi sembra, da Genova e viene a rifugiarsi qui sulle vostre montagne, fra Monchio, giusto? E Ceredolo e le varie altre località. Questo film tra l'altro io l'avevo visto, però in questo periodo si sta riprendendo tutta questa memoria per non dimenticare, giusto? Esatto, sì. Allora raccontaci un po' come è nato questo film, chi ha iniziato le riprese, gli attori, perché so che c'è tante cose locali anche, sì. Giusto? Diciamo che è stato un lavoro di 3 anni di preparazione, dove io e l'altro regista Riccardo Stefani abbiamo raccolto le testimonianze dei superstiti, dei familiari delle vittime, e facendo queste interviste. Da lì abbiamo scritto la sceneggiatura e volevamo fare un film dove praticamente fosse un po' diverso dagli altri film storici e che fosse dalla parte delle persone, quindi dei civili. E quindi siamo andati a raccontare attraverso anche le tradizioni del nostro Appennino, dall'antico matrimonio, dal ballo dei gobbi fino al canto del maggio, quelle tradizioni che poi dopo sono state sconvolte da questi due tragici eventi. Uno nel comune di Palagano, ovvero l'eccidio di Monchio, Costrignano, Savoniero e Susano, dove morirono 136 persone. 2 giorni dopo, quindi il primo 18 marzo del 44, il secondo 20 marzo del 44, la stessa compagnia dell'Hermann Göring passarono la vallata e andarono a Cervarolo, nel Reggiano, nel comune di Villa Minozzo. Solo che erano 2 eccidi sconosciuti, perché i loro fascicoli furono trovati nel famoso armadio della vergogna, ovvero un armadio che aveva proprio le ante rivolte verso il muro, che nel 94 fu ritrovato nella procura a Roma, e da lì poi partirono tutti i vari riconoscimenti di stragi, perché queste furono le prime vere stragi di civili. Successivamente arrivarono purtroppo anche quelle di Sant'Anna di Stazzema e Marzabotto in agosto e a settembre. Diciamo, non vorrei interrompermi, mi sembra che fra le frazioni di Cervarolo, Monchio, Savoniero, Costrignano, Susanna, oltre 131 furono i civili trucidati da... Sì, nel comune di Palagano 136 in realtà, esatto, perché dopo altre persone morirono i giorni dopo, ma sempre dovute dalle ferite riportate nell'episodio, e tra cui donne e bambini. C'è la famosa scena della buca di Susano, dove un bambino, appunto Carlo, di 3 anni, che era un orfanello, fu lanciato in aria e sparato. A Cervarolo morirono 24 uomini, tra cui c'è un disabile, un vecchio, un anziano, e quindi fu praticamente raso al suolo questi paesi, che poi dopo il problema grosso, ci dissero anche i sopravvissuti, era il dopo. Non c'era più la forza di lavorare, non c'era più i genitori, e quindi era davvero molto doloroso. Sì, sì, questo qui è dovuto 3 anni di preparazione per raccogliere le testimonianze e avere questa, diciamo, storia da poter raccontare con questi attori. E questi attori dove li avete, diciamo, arruolati in questo caso? Allora, l'idea è nata, noi abbiamo fatto questo stage con Giovanni Veronesi, il regista, e lui disse che noi avevamo una storia particolare da raccontare, quindi noi dovevamo raccontare qualcosa che avevamo dentro, ma anche con le persone del posto. Quindi l'idea
ce l'ha data lui. In realtà ha avuto ragione, perché noi siamo andati a cercare quelle persone che avevano il viso giusto, che avevano il linguaggio, che avevano proprio dentro il personaggio. Tant'è che chi l'ha visto, c'è, non so, Battistone, che è questo gigante buono, ma è proprio Battistone. Oppure Emilio è stato bravissimo, questo ragazzo che sapeva interpretare una persona semplice, una persona che era leggermente ritardata, ma aveva, sono stati davvero bravi. Tant'è che di solito i Chuck erano, non so, tre, ma l'immagine buona, migliore buona era prima, buona la prima, buona perché prima. Erano proprio spontanei. Certo, certo. Questa è un'altra bella cosa. Perciò abbiamo tantissime persone che, visto che è stato girato circa 10 anni fa, tuttora si vogliono rivedere nel proprio film, no? Perché poi sì, lo vedono, lo sentono molto suo. E so che l'avete fatto vedere in tutte le scuole, avete testimoniato, diciamo, in a Roma. So che hai fatto una cosa particolare, mi sembra che mi contavi prima. Sì, siamo andati a presentarlo in Parlamento. E poi siamo andati soprattutto nelle scuole della Liguria, dell'Emilia Romagna, Toscana, diciamo del nord, medie e superiori, a portare questo film, e i ragazzi ci scrivevano sul blog e sul nostro sito dei commenti bellissimi, e questo era un po' il nostro intento: far arrivare ai giovani d'oggi il concetto che non bisogna dimenticare, bisogna rispettare, e i valori dell'amicizia, della famiglia e soprattutto della tolleranza, che è... diciamo, noi abbiamo raccontato un episodio del 1944, ma il tema, ahimè, purtroppo è... ci sono ancora tante guerre al mondo, tra l'altro. Attualissimo, esatto. Attualissimo. Sì. Un'altra, qui ti stanno scorrendo alcune immagini, sì, del film. Questo è il direttore della... ecco, questo è il nostro attore, l'unico attore professionista, Maximiliano Chertok, che ha interpretato il comandante tedesco. Questa era la regia di me... Riccardo, questa è nello stage con l'attrice Alba Rohrwacher. Noi abbiamo fatto anche un altro stage di regia con Bellocchio, e in quelle giornate abbiamo conosciuto diversi attori, tra cui Alba Rohrwacher, Scamarcio e il nostro mentore Mario Monicelli, il grande maestro. sulle mani anche senza la pistola, sì, stavolta. Esatto. Allora, pure avanti Antonello, che magari nel frattempo Sabrina ci commenta. Questa era l'anteprima a Fontanaluccia. Noi abbiamo voluto fare l'anteprima in questo paesino sperso nell'Appennino. Abbiamo portato in questa frazione del comune di Frassinor, dove è ancora in vita uno dei pochi cinema che sono è tenuto in vita da volontari, che è parrocchiale. Abbiamo portato in 4 giorni più di 2000 persone per vedere il film. Questo caso è un evento eccezionale. Un applauso di tutti i ristoranti da Zanichelli, trattoria da Zanichelli, fa l'applauso a Sabrina, brava. Brava. Andiamo avanti. Tutti bravi. Sì. Qua invece è arrivata l'Equitalia, l'Equitalia. Questo è il Ministero per i beni e le attività culturali. Praticamente per i film bisogna chiedere, cioè si può chiedere l'interesse culturale. Il nostro, col fatto che parlava proprio della storia d'Italia, sulla sceneggiatura si presenta la sceneggiatura e si chiede questo interesse culturale, perché poi con questo interesse si può andare. Sì, ma sono ignoranti, diversi... hanno scritto fra le nuvole, non sopra le nuvole. Esatto, sì. Ignoranti, guarda qua. secondo me si sono confusi. Sono del con ministero. Film, eh. No, non di queste cose. Non mi dà più la concessione. No. Taglia. Scherzato. Taglia. Comunque, noi eravamo in commissione, con noi c'erano anche quelli che presentavano il Cinepanettone. Dopo 2 mesi, a quelli del Cinepanettone, anche questo non si potrebbe dire, ma hanno ottenuto questo riconoscimento, quindi hanno potuto accedere a dei finanziamenti, eccetera. Noi ci hanno fatto aspettare 3 anni. Ah, però. E quindi non abbiamo potuto dopo fare certi percorsi. No, perché il problema è che voi non avevate il panettone condito. Esatto. Perché se ci mettevate la cioccolata. No, 4 prosciutti, 2 fori di parmigiano. Esatto, non abbiamo portato il parmigiano. Però è normale, va tutto bene, tutto a posto. La concessione, va tutto bene. Capito. Vai pure avanti, che è interessante. Questa è la lettera dove ci dicono che appunto ci con
concedono questo interesse culturale. Questa è una delle scene del film, appunto, Il taglio, la mietitura del grano. Dove l'avete fatta questa scena? Questo a Monchio. Pensavo al mare, io pensavo al mare romano. No, oltretutto piega come fa stare il mare, l'acqua va giù dopo. Il contadino ha piantato apposta, sì? Diciamo, sì, noi gli abbiamo detto il periodo, che era fine luglio, dove avevamo necessità di fare la ripresa, e lui ha piantato apposta questo pezzettino di terra. Vedi l'amore per i propri ricordi. Questa sì, è bella, devo cosa, dire, bravo. Che abbiamo avuto... Ma quanto sono durate le riprese? Allora, in giorni 31. Solo 31 giorni. Pochissimo, esatto. Solo che nell'arco di un anno, perché... Per un anno avete preparato il tutto, le riprese vere e proprie sono durate 31 giorni, divise tra estate, autunno e inverno. Sì, sono scene, poi c'è la parte invernale. Boh. Sì. Vai pure avanti, Antonio, che sono curioso di... Tac, ciac, si gira. Questo film, diciamo, ha girato, posso dire, tutto il mondo, dalla Cina all'America, tra cui vincendo anche diversi premi, e poi siamo andati anche in Italia, qua era il Salerno Film Festival. So che sei in buoni rapporti con Giovanni Galletta, che è conosciuto anche il regista, che abbiamo avuto ospite un mese fa. Giovanni Galletta, giusto? Sì. Dico bene? Un po' indecisa. No, è indeciso, no, vabbè, andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti. Qua confuso. È il tuo matrimonio? Questo è esatto. Questo è il matrimonio del film, dove per esempio il vestito... È il suo. C'è Agnese qua, c'è anche Agnese. Agnese, è il tuo matrimonio, tu sei quella di destra. Esatto. Andiamo avanti. E, diciamo, volevo solo dire che il vestito è proprio originario del 1938, nel senso che tutti gli oggetti di scena, i vestiti, erano originali. Wow. Quindi è stato anche un lavoro di raccolta, di classificazione e di tutta la gente che metteva a disposizione le proprie cose. Diciamo, era contestualizzato con anche l'abito, con tutte le loro. Sì, sì, c'è stata proprio una ricerca. Quindi, sì. E io c'ho ancora i mutandoni da militare, se vi interessavano. Se lo sapevamo. Usati pochissimo. Ma tu hai mai visto i mutandoni da militare? La signorina Sabina si è preparata da quella serie, chiediamo anche lei, no, mai visto? No, proprio no. Ma teneva un dun caldo, teneva un caldissimo, pensa te. Vabbè, andiamo avanti, se no dico. Vabbè, vieni così. Vado avanti, vediamo cosa succede dopo il matrimonio. Chitarra fisarmonica, vedi, con tutta la banda. Abbiamo questo Bellocchio, col quale grande regista, col quale abbiamo fatto questo stage. Abbiamo anche andiamo avanti. Ecco, questa è la troupe quando siamo andati a fare la ripresa in montagna. In che zona eravate qua? Eravamo sopra Civago. Civago al lago della Bargetana. Andiamo avanti. Febbio Civago, dire. Allora, quindi tac. E qua con me, quello di destra, sopra di te lo conosciamo questo grande personaggio. Abbiamo sia Guccini, che è il grande scrittore, Machiavelli. Ma che spettacolo! Doriano. Ma non è che ha fatto una parte del film come con Ligabue in Radio Freccia? No, l'abbiamo conosciuto dopo, purtroppo. Sul prossimo film è ingaggiato, allora. Sì. Ecco, questa è una delle foto a cui io tengo più di tutte, perché è il nostro grande amico Mario Monicelli, che è stato uno dei più grandi, penso, registi. E lui l'abbiamo conosciuto per caso. Una mattina mi sono trovata a far colazione con lui, che era venuto a presentare il film, appunto, durante lo stage con Bellocchio. E lui era una persona carinissima, un gran toscanaccio, che proprio lui era spontaneo. E mi vide lì da sola, ma dai, vieni qua, facciamo colazione insieme. Io poi dopo ci ha raggiunto Riccardo. Era un filone, vedi, sì, già. No, il talento del giovane regista, sì, no, in quel senso, no. Insomma, noi gli abbiamo raccontato un po' tutto, lui è rimasto sorpreso, perché noi in realtà abbiamo fatto un mutuo per poter realizzare questo film, quindi proprio una mattata, una follia. E lui ci disse: siete stati davvero matti, perché il film si fa solo se alla fine avete una casa di distribuzione. Un budget importante prima. Ecco. Esatto. Lui fa: guardate, mi siete talmente simpatici che quando avete finito il film vi lascio l'indirizzo, mandatemene una copia a casa. Abbiamo finito il film e io dico: ma sai cosa c'è? Ma dai, mandiamolo, tanto non lo guarderà, figurati. Invece, sorpresa, gli è arrivato sorpresa. Il venerdì, il sabato mattina stavo guidando, ma arriva una telefonata, sì, con scritto: pronto Sabrina? Io: sì, pronto, sono Mario.
Mario Monicelli, ormai andavo fuori strada. Ma si è bloccata la macchina. No, pensava Mario del bar di sotto che gli pagava il caffè. No? Esatto, esatto, dicevo, cosa vuoi? E da lì mi disse che il film gli era piaciuto tantissimo, che era vero, insomma, una serie di elogi. E io gli ho proprio detto, ma maestro, se io vado a dire in giro che uno, lei ha visto il film, e due, che mi ha chiamato, tre, che dice che è bello, mi ricoverano, nessuno ci crederà. Non arrivo perché c'è Modena. E tu in quel caso lì non hai registrato la telefonata? Ah no, ma aspetta pure. Ah. Allora lui mi fa, guarda, sai cosa facciamo? Domattina vieni a Roma con la telecamera, sono 4 anni che non faccio entrare in casa nessuno, ma per voi faccio questo, mi venite a intervistare. Il giorno dopo eravamo a Roma in casa sua a intervistare, che c'è anche... E c'è il filmato magari, no? C'è sopra, qualcosa? Che è sul sito, www.nellenuvole.it, c'è l'intervista di Mario Monicelli. Ecco, andate giusto a cercare questa chicca che non è rarissima. Va bene, vai pure avanti, Antonio, che nel frattempo... Vado avanti? Non so cosa è finito lì. Questo è stato nel 2016, quando l'abbiamo proiettato in Parlamento, per cercare di vedere se questo film prima o poi... Io non vorrei essere cattivo, ma qualcuno l'ha capita in Parlamento? E cioè, non svegli, perché sono dormi, quando l'ha capita? Così, pelato, girato, rovescio. Abbiamo cercato di tenerli svegli. Sì. No, perché, ma, poi avendoglielo spiegato prima... In italiano, perché sai sì, com'è? Sì, in italiano. Ah, perché sai, ci vuole, sai... Vabbè, andiamo avanti, così andiamo qua. Cosa questa è una delle scene del matrimonio durante il pranzo, dove c'erano i suonatori, dove in questo borgo. E qui quando abbiamo vinto il Saturno Film Festival, uno dei premi in Italia, e qui è l'uscita della prima che abbiamo fatto a Sassuolo, al Carani, dove abbiamo riempito il cinema a Sassuolo, 800 posti, avevamo fatto 6 sere tutto esaurito, ci hanno detto era dal film Titanic che non facevamo il tutto esaurito, quindi per capirci, esatto. Ma giocando in casa era anche facile, però insomma, beh, è stata una bella soddisfazione. Non è così facile, lì abbiamo c'era la prima produttrice, quella con lei, Maselli Luisa, che ha creduto. 5.000 persone al Carani in una volta sola, non è mica facile. Qua vedo già facile. Lo sfondo che mi ricorda qualcosa, forse. Giusto? Sì, sui monti, esatto. Siamo a casa, a praticamente. E questo appunto nella prima Roma, dove c'è l'attore Maximiliano Certo, che invece alla mia destra, ovvero alla sinistra del monitor, abbiamo l'aiuto regista. Hai capito? Qui sei dietro la macchina da presa, ovviamente. Dietro la macchina da presa. Adesso vado avanti perché mi sono perso adesso, io. Adesso non so che video mi è andato prima, abbiamo due andiamo video. Avanti, aspetta. Arrivo. Ne ha due lei. No, io arrivo così. Ma tu, Agnese, c'eri anche tu in queste... almeno da spalla, dagli una mano a sostenere la tua amica. Sì, diciamo che l'ho sostenuta e ho fatto qualche... una comparsa piccolina. Dov'eri? Cosa facevi di comparsa? Non ci sono nelle foto. Dopo, prima di andare a casa, ci guardiamo tutto il film. Quanto dura il film? Bene. 87. Abbiamo tempo. Oh, allora adesso parte la neve che ci aspetta. Adesso mandiamo questa canzone. Che quale canzone? È la 9, quella dopo la 8, ovviamente. Sono in fila. Ce l'ho ancora messa. Questa? Sì, no, perché no? La 9, ho detto. Vai tranquillo, Antonello. L'unica volta che c'è una cosa seria da fare con delle persone serie, no? Perché scherzi sempre tu, eh? Io non scherzo mai, perché sono a casa un po' timido. La dedichiamo alla Silvana, perché Daniele stasera è molto sveglio, ce l'ha fatta veramente a fare tutte le cose fatte bene, la lavagna dritta, tutto a posto. Eccolo qua, ci facciamo gli applausi, bravo. Qua siamo qua in diretta, mamma mia, con Sabrina Guigli, regista, e Sopra le Nuvole. Grazie di essere stata nostra ospite, tra l'altro, sarai ancora per qualche minuto a raccontare di questa splendida iniziativa che avete avuto assieme appunto a Riccardo Stefani e a tutta la troupe che ti ha coadiuvato in questo bellissimo film. Allora, dove lo possiamo trovare? Perché poi siamo curiosi noi, se per caso non voleste, non so, trovare, cioè su Spotify, non so, su qualche piattaforma digitale, in qualche cinema, in qualche... cosa succede? Dopo su 10 Amazon. Anni? No, no. Come Amazon. Su Amazon? Cioè, beh, DVD, penso che sia l'unico film che non è stato, come si dice, commercializzato. L'unico... Si vede che non interessava a nessuno. No. Esatto, non interessava a nessuno. No, in realtà appunto non riesce ad arrivare, anche se abbiamo fatto l'anteprima mondiale a Shanghai, siamo andati in America a San Francisco al festival, abbiamo vinto, ha girato tutto il mondo, in Italia non riusciamo a portarlo in TV, né alla Rai né niente. Facciamo un appello da mamma mia qua, da, esatto. Da Magic TV e da ritrovi.com. Allora,
allora, diciamole quelli più grossi di noi, le mamme di questi canali, non diciamo, no? Mamme alte, prendete Sopra le nuvole perché è un bel film, noi l'abbiamo visto e il merita. Altro che guardare Ciccio Bello lì, come si chiama? No? Grande, no. Non ti preoccupare, no, no, va benissimo, Grande Fratello. Noi lo guardiamo sempre tutte le mattine. Noi ci teniamo, nel senso che ci può, la, le persone ci possono contattare o con la pagina di Facebook oppure nel sito, e allora, andiamo nelle scuole a farlo vedere, facciamo delle proiezioni allora, private. Pagina Facebook come si chiama? Sopra le nuvole film. Film, invece su, sulla... Il sito invece è nellenuvole.it. E se andate invece al Parlamento, fra le nuvole. Cioè, esatto, cioè, è tutto un caos. Tutto un caos. No, perché è bello che lì c'era però, anche le persone che facevano gesticolare. Esatto. Hai visto che roba? Potrete ascoltare... Tanto, adesso vediamo tra l'altro un piccolo trailer che sarebbe un paio di minuti del film, che c'è anche l'audio, in modo che vedete un po' di cosa stiamo parlando da, da quasi 20 minuti. Mamma, papà, è arrivata! Ho sentito la primavera arrivare nei germogli sotto la neve. L'ho sentita nell'istante preciso in cui la vita scivolava via lieve. Ho visto bambini nei campi giocare e poi ascoltare senza capire. Ti prometto che tornerò. Strappi di fuoco e grida di dolore. Oceani di lacrime e preghiere al Signore. Possono prendersi i nostri corpi, ma non il nostro cuore. Io ti guardo e ti seguo da qui. Sopra le nuvole. La canzone bellissima, tra l'altro, Sabrina. Chi è l'autore? Perché svegliamo alcune altre cose che magari molti non hanno. L'autore è Saverio Grandi, il produttore artistico degli Stadio, ma nonché anche scrittore insieme a Corrieri di Un senso di Vasco Rossi e tante canzoni anche di Pausini piuttosto che di Eros Ramazzotti. Hai detto Vasco Rossi, tra l'altro dopo avremo uno dei più grandi collezionisti di, diciamo, del materiale di Vasco Rossi, veramente a livello nazionale e non solo. Perciò, guarda, hai giusto fatto il gancetto che fra 10 minuti continueremo a parlare di Vasco Rossi. Allora, progetti futuri, perché ovviamente cosa posso dirti? Che noi nelle nostre trasmissioni abbiamo ospitato registi, attori, tra l'altro abbiamo visto anche prima il West, perciò se vuoi degli attori di un certo calibro e di un certo peso, tra l'altro calibro 9 e anche calibro 1 quintale ci siamo. Il peso ce lo mettiamo, ce noi il resto ce lo mettiamo. Allora, hai qualcosa che potresti già avere in mente di Ma in continuare? Realtà abbiamo diversi copioni già scritti. Il problema è che, come ci disse Mario Monicelli, non si fa niente almeno che uno non abbia già una casa di produzione e soprattutto di distribuzione. Ma voglio sapere una cosa, avete mai provato il crowdfunding? Chi è? Il crowdfunding. D'accordo, te sei troppo giovane. Cos'è quella roba lì? Cioè, le sovvenzioni si mette in internet, tutti fanno la propria offerta. No, diciamo che questa potrebbe essere una delle ipotesi che prossimamente potremo vagliare. Ma l'elemosina. Allora, io e Romano ci siamo, eh. Ok. Noi partecipiamo anche Daniele. Partecipiamo. No, perché almeno noi siamo i produttori, partecipiamo alla produzione e non ne siamo dei grossi major. Ah, ce lo lanciamo stasera, Sabrina, preparati perché noi siamo pericolosi, mamma mia, perfetto. Proprio in esclamazione strana. Vedi, però, mamma mia. Abbiamo la versione anche lombarda, o signor. Che non si sa mai cosa succede, poi se dopo questa trasmissione verrà messa sul canale YouTube, mamma mia, perciò a disposizione di tutti, ovviamente questo ci aiuta a far sì che chi non ha visto, chi non ci trova... Però c'è Agnese, sei preoccupata? Vai. Ce l'hai moroso tu?
No, perché Antonella è preoccupata. Sei mariti. Devo dire una cosa, questa è una domanda che mi viene fatta molto spesso. L'avrebbe fatta Antonella, sicuramente. No, perché sono non bisogna farle queste domande. Bisogna farla? No, non, no. Aspetta che metto le foto e poi te lo spiego. Adesso metto le foto e poi ti spiego. È meglio di no. Dove che vado qua? Che ne so io, hai già messo le foto? Le foto, hai già messo le foto. Video, foto. Cosa c'hai dopo? Dove ci sei collegato? E che ne so io? No, ma già bene così, erano quelle. Torni dietro quella. Allora, parliamo di fidanzati. Ecco, sapevo che arrivava. Adesso. La domanda di riserva c'è. No, anche te. Tutte e due, allora, se volete fare delle proposte, attenzione, di fidanzati. No, di fidanzati, no. Un'agenzia matrimoniale. No, perché sotto c'è scritto 0536. No. Poi c'è la forma del cuore, facendo queste cose qua. Per cui se volete fare delle proposte chiaramente decenti, cioè proporvi, mandare le foto, io sono così. Produttore, io Romano siamo i primi che manderemo le foto. Non so se sua moglie è d'accordo. Comunque che abbiamo fatto quello. Tutto con Photoshop, diventa un figurino, è un figurino. Okay. Allora, vediamo, come lo vorresti il tuo uomo, diciamo, il promesso il tuo uomo, avvicina il microfono. Fai il primo piano, che voglio vedere, tutte e due così, perfetto. Dai. Aspettiamo, come dovrebbe essere l'uomo ideale per loro due? Dai. Bello. Due. Ecco, basta. No, gentile, ecco, gentile. La gentilezza è la virtù che sta scomparendo, soprattutto molto molto gentile. Poi se è anche bello, coi soldi, va bene, ok, perché no? Ascolta, se uno si chiama Soldi va bene lo stesso? Io ho un mio amico che si chiama Soldi di cognome, sai? Invece tu, Agnese, come lo vedi questo tuo... al di là che probabilmente ce l'hanno il moroso, per me ci mancherebbe, però... Non si può dire, No, io ho le idee molto 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 chiare. Sì, attenzione, è uno scoop. Attenzione. Caratteristiche ben definite che se non ci sono proprio... Quali sono queste cose ben chiare? Allora, la sincerità, prima di tutto. Allora, lascia perdere. La gentilezza, lo so, infatti è per quello che... Voglio andare in centro situazione. Voglio sapere se c'è un uomo gentile. C'è un uomo gentile. Sincero. Andiamo a... Un signor... Intraprendente, quello sì, tutti ci provano. Tutti, okay. Espansivo, cioè anche quello nel limite del possibile. Sì, esatto. Sempre con decenza. Poi, poi Magda Sportleda. Esatto, il resto non si può dire in TV. No, qua le misure, ma quale misure? Ma come quale misure? No, però l'altezza si diceva. Principalmente no? Queste cose non devono mancare. Allora, sulla sincerità. Io la vedo dura, cioè la vedo veramente dura, perché l'uomo non riesce a essere sincero di suo, non ce la fa. E allora io resterò tutta la vita da sola. Questa no, è una promessa. Non farlo. È una promessa che faccio in diretta. Non fare come Romano, no, nel senso. No, non farlo. Anche te pensi così? Così però ci stai distruggendo le speranze. No, ma no, perché sono realista. Allora, perché no, io ancora ci spero che qualcuno di onesto. Ma voi siete ci sia di quelle donne che vogliono che l'uomo ci arrivi, nel senso che... Come ci arrivi? No, nel senso che ci capisca provano lui... Sempre, ci provano. Cioè, la classica frase... Tirare giù la tazza. Aspetta, attenzione che qua è importante. Ragazzi, abbiamo due ragazze. Partiamo sincere. Dal fatto che l'uomo non ci può arrivare. Grazie. Il concetto di dire ci arriva da solo. No, glielo dobbiamo spiegare. Punto. Così andiamo d'amore e d'accordo. È l'unica che lo dice, lo sto dicendo da 30 anni. Non ci può arrivare. Glielo dobbiamo spiegare. E le donne pretendono che ci arrivi. Come arrivarci? Dobbiamo spiegare, non sanno. Ci faccia almeno una pisciatina. Dai, smettila. No, arrivare che cosa? Io scommetto che loro hanno già una cartina. Dai. Che quando trovano l'uomo giusto, c'è della cartina. C'è il tom-tom. Il tom-tom che fa adesso ti fai questa strada qua. Attenzione agli ostacoli. E poi se arrivi alla meta. Okay. Ma voi volete l'uomo che lavi anche i piatti? E caccia il tesoro di fanfare, sti qua. Ma c'è anche la lavastoviglie. Quindi quello non è proprio una cosa. Che sappia stirare. Sì. Perché no? Cucinare magari, cioè, a voi ragazze piacciono i bambini? Certo. Ecco, perciò uomini. Piace come si fanno i bambini? No, nel senso... Sì. Guarda, prima e il dopo non c'è problema. Grande. 10 film, ne facciamo... Perfetto. Guarda, veniamo a fare gli attori gratis noi, guarda, ti giuro. facciamo quello che vuoi, spariamo di qua, spariamo la neve. Ascolta, riusciamo a fare un film, eh?
Tu che comico. Facciamo una cosa, un tra me e lui, che film vedresti? Con comico, film comico, alla Zalone. No, perché, la notizia, pensavi sei con noi. Cioè. No, aspetta. Una sceneggiatura, secondo te, quale potrebbe essere tra due ragazzini? Cioè io te facciamo i nonni in questo film, però ormai facciamo il brodo anche io e te nel poco che andiamo avanti. Allora, e quando vedi Boldi una sceneggiatura con Romano e Antonello, come la vedresti? Sul momento, così, in maniera ambientata dove? Dentro al ristorante. Ma io direi che qua potrebbe essere già una location, che poi da qua partono diverse storie che si intrecciano. C'ha 200, comiche. C'ha 220, c'ha 220 anni questa location, lo sai, no? Appunto. Cioè, vedi, la storia antica dove c'erano i nostri avi. Sai quanti bambini hanno fatto sul qua film storico? Sì, si hanno fatto tanti bambini. Sì. Qui sai, poi c'è un antico torrente qua che viene giù dalla collina che porta. Allora, guardiamo l'orario, vediamo. Sì, siamo arrivati. Regista. No, vediamo, è giusto. Aspetta che c'è la lavagna. Parla del film 5 minuti, scritto. Abbiamo aspetta, c'è adesso c'è il gobola, Sì, ti è piaciuto mangiare il bollito stasera da Zanichelli? Era buono, Allora vediamo. Allora, ci tenevo a dire una cosa: nel film è che tra gli attori ci sono i familiari delle vittime, quindi è stato per noi molto, molto da pathos, molto emozionante vedere per esempio la nipote che ha interpretato la nonna, il nipote che ha interpretato il nonno ucciso, e siamo andati poi a riprendere l'eccidio di Cervarolo proprio nell'Aia, dove appunto a 60 anni prima era stato terra di questo eccidio, e lì le persone, diciamo, c'è stato un momento durante le riprese che a un certo punto è venuto a nevicare fortissimo, e quindi dovevamo decidere se portare a casa il finale o no, perché era venuto nel giro di un'ora mezzo metro di neve. Avevamo tra gli attori anche dei signori di 82, un violinista Secchi che aveva 83 anni, e quindi gli abbiamo chiesto durante la pausa, ve la sentite? Altrimenti, cioè, giustamente, nevica, quindi noi non vi possiamo chiedere questo. Aspettiamo di rifarsi. Si è alzato questo signore di 83 anni e ha detto: per me è un onore riportare in vita, testimoniare la sofferenza di queste persone. Io mi sdraio nella neve, non c'è problema. Da lì siamo riusciti a portarci a casa questo finale emozionante. Non è che l'ha detto in dialetto, però. In italiano in dialetto, no? In dialetto. Fammelo sentire. Avagint la neva. Esatto, perché questa è l'espressione che mi immagino di questi signori. Sì, e lui è stato proprio il simbolo. E appena finito questa ripresa, che poi si vede nel film, questa neve che cade copiosa, che tutti ci hanno detto nei festival, ma gli effetti speciali sono bellissimi. Sembrano naturali. Erano naturali. E alla fine, finita la sparatoria, ha smesso di nevicare. E c'erano lì appunto le signore che all'epoca erano bimbe, che sono scappate e hanno detto: ma è stato davvero così? Poi dopo noi abbiamo aiutato anche il procuratore di La Spezia, che all'epoca era La Spezia, per riaprire il processo. Hanno ritrovato i comandanti delle SS ancora in vita nel 2011, noi abbiamo dato tutte le testimonianze, hanno riaperto finalmente il processo, li hanno condannati, logicamente non li hanno messi in prigione, però hanno dato lo stesso una giustizia a quei familiari che hanno perso le vittime. Certo. Ma devo anche dire che per esempio l'anno scorso i figli di questi tedeschi sono venuti prima a Palagono e poi a Cervarolo a porre e a chiedere scusa per ciò che avevano fatto i propri genitori. No, infatti il film alla fine lascia il messaggio di speranza. La vita continua nonostante tutto, e attraverso l'amore che ci può essere tra le persone. E questo era proprio il messaggio che noi volevamo dare. Cioè, nonostante, diciamo, questo crudeltà che hanno avuto nei confronti nostri, diciamo, i figli che non c'entrano sono niente, venuti hanno a vedere i posti dell'errore, diciamo, della loro gente. Questa è una cosa molto bella. Va bene, allora, ovviamente questo film speriamo che venga distribuito anche a livello nazionale, diciamo, nelle grandi televisioni, per poterlo far vedere. No, credo che sia una cosa giusta, anche al di là di tutto, che noi nel nostro piccolissimo abbiamo voluto ospitarvi per far sapere di questa grande cosa che avete fatto per il vostro territorio, per la nostra comunità, tra l'altro. E questo a noi ci fa onore di avervi ospitato. Grazie. Qua. Perciò il sito lo ripetiamo ancora per poter avere immagini e avere contatti con voi, che
www.nellenuvole.it. Esatto, perciò trovate tutte queste che vedete nella slide che è stata messa adesso in TV, e grazie a Antonello che ce l'ha fatta a spingere i bottoni giusti. Forse. Perciò allora, qualche messaggio per i morosi sono arrivati, adesso vediamo voi i primi allora, pretendenti. Hanno detto, allora, abbiamo chiesto la fascia di età, quale può andare bene? Ah giusto, ci mancava quella. Non ci sperare mica. No, no, ma sei qual è la fascia di età che può andare dalle bene? Alle, dagli dai 30-35. In su? No, no, massimo. Ah no, c'è un limite dopo. Ah, anche, no. Anche per te, eh? No, no, per me è più su, perché io ho decenni in più rispetto a lei. Quindi decenni, dai 40 anni in su, va bene. Decenni, vabbè. Io ne ho 45. È arrivato. Sono in quei di Polinago. Ecco, allora. Ce l'hai comodo. Da bocca al suolo. Da bocca al suolo. Allora, passavo per andare, non mi ricordo, dove si passa? Da bocca per andare suolo, passo Cento Croci. Esatto, Cento Croci, vedi? Ecco, che mi sbagliavo sempre, una volta sono rimasto anche bloccato. Va bene. Cioè, dai, te abbiamo... fai il furbo che ti troviamo a bocca al suolo domani sera, vedrà che... Occhio, ti trovi sotto casa sto qui, eh? Va bene, ma è pericolo. Come siamo messi? Tutto a posto? Siamo a posto, diciamo che salutiamo perché abbiamo raggiunto il nostro termine, anche perché abbiamo Vasco Rossi, no Vasco Rossi, abbiamo Stefano Melegari che sta portandoci con noi tutto quello che è il suo mondo come collezionismo di Vasco Rossi, che ci vuole appunto collegare la canzone che tu hai utilizzato nel trailer del tuo film, e perciò siamo qui per salutarci, grazie ancora, grazie perciò ancora state, voi, state con noi che magari facciamo un saluto insieme a tutti quanti. Ma facciamo così, ciao, no, ciao. Bene, andiamo con questa canzone per salutare tutti gli amici che ci hanno seguito, seguendo in questo caso la nostra carissima Sabrina Guigli e Agnese Barbieri. Ah, mi ha salutato tutti gli ospiti di Zanichelli, che c'è un casotto stasera qui, eh. 8-8. Secondo me quando... Allora, vediamo, facciamo quelli che siamo più larghi. Ah, allora, che perfetto, adesso mi sono già messo qui. Dove sei andato, Antonello? Sono andato a salutare i ragazzi che ci sono nell'altra sala, tutto bene. Tutto bene. E cosa hanno detto? Mi ricordo, salutiamo anche la Paola di là. Ciao Paola, che sta cenando dal Tattore Zanichelli, Oh, vedi, avete già visto qua davanti? Guarda che bella roba, ci sono già gli LP di Vasco Rossi, c'è adesso ragazzi, farà i primi carrellata. Attenzione che fa la carrellata. No, la carrellata. Prima dobbiamo ospitare colui che ci ha portato questa carrellata. Vieni qua. Vieni. Abbiamo Stefano Melegari, uno dei più grandi collezionisti, diciamo. Ecco qui. Prendi il microfono. Microfonino questo qua. Buonasera a tutti. Ci possiamo sedere, Stefano, se vuoi. Grazie. Aspetta, il cuscino non l'ho preso, comunque beh. Ecco qui. Che prende anche in giro, perfetto. Mamma mia, no, scherzo. Io non scherzo. Okay. Beh, diciamo chi viene a mamma mia sa già che qualche volta c'è qualche battuta in più. Allora, caro Stefano Melegari, sì. Allora, questo qui è un nome che tenetelo in mente, andatelo a cercare, perché cosa devo fare? Devo stare più vicino a Stefano, così va bene? Lo tocchi te, lo tocco no, io. Adesso, io capisco no, che... No, no. Meglio una bella donna che... Stavamo parlando di... Siamo delle... Vero che siamo delle belle donne? Che ragazzo, un spettacolo, vero? Non siamo delle belle donne? Siamo veramente avanti. Ti piacciono i capelli folti di questi due ragazzotti? Bellissimo. Allora, vediamo. Scusa, tu che sei il più grande collezionista di Vasco Rossi, c'hai anche i berrettini di Vasco, allora. Chiaro, è perché non hai preso con te uno, allora. Cioè, scusa, hai preso la maglietta del grande Modena Park. Purtroppo non tutto non lo potevo portare. Portare, no? Mi dispiace, ma ragazzi, allora vi stavo dicendo che Stefano Melegari è, diciamo, da oltre 15 anni un super collezionista di quelli che sono gli oggetti, gli articoli e non solo, diciamo, del grande Vasco Rossi. E poi mi raccontavi prima a tavola, mentre ci facevamo due bei tortelloni, che poi vai a cercare anche altre cose che riguardano comunque il mondo di Vasco Rossi, nel senso che Rossi, mi parlavi di Corrieri, mi parlavi diciamo, i vari filoni, poche parole, Corrieri, Steve Roger Band, Stadio, tutti quelli che hanno legato con Vasco Rossi, sì, che hanno avuto delle collaborazioni, sì, o che hanno iniziato la propria carriera, diciamo, artistica in questo caso. Questa giusto, splendida chitarra, partiamo subito dal pezzo, uno dei pezzi forti che hai qua, perché questa qua in poche parole adesso vediamo un se esemplare... posso toccarla. Sì, prego, prego. Guarda, lui tocca tutto. Aspetta che si è incastrato. Adesso, la facciamo proprio indossare, questa che ci manca la cosa, ma la portiamo. La diamo direttamente a Stefano, così stupendo. Daniele ti farà una zoomatona. Cosa c'è? Purtroppo io l'ho avuta, come, cioè, in poche parole, la sua accaparrata su eBay, perché la volevo tenere nel mio museo.
nel tuo museo. Potrò nel mio museo. Infatti fra qualche minuto faremo vedere, diciamo, queste slide che ci hai mandato, dove si vede la tua collezione privata, che è veramente unica fra quelle che sono. Ho portato qualche cosa, ma purtroppo tutto non si poteva portare perché siamo ho una stanza noi. Intera. Poi faccia la stanza, no? È un'enorme stanza stipata bene, ben tenuta. Ovviamente questa qui è stata la chitarra utilizzata in quale... In poche parole, era un collezionista che la doveva regolare a Vasco Rossi, solo che non ha avuto l'opportunità di regalarla e allora niente, ho detto, l'ho vista... Opla! Un pezzo unico, e me la sono accaparrata, in poche parole. Esatto. Perfetto, allora a questo punto facciamo una cosa, mandiamo le slide che ci hai mandato, così cominciamo a commentare qualcosa in più e poi cominciamo. Perfetto. Oh, che spettacolo toccare questa splendida chitarra qua, Ovviamente tu sei sempre alla caccia di oggetti o, come vedi, qui ci sono alcuni dischi unici, tra l'altro, introvabili, che hai perfettamente conservati, perché vedo che li hai tenuti come tengo i dischi io tutti nella sua copertina. Sì, purtroppo... Io li tengo, meglio di me. Un collezionista fa questa cosa qua. Diciamo, qui stiamo vedendo un po' di cose, perché poi tu sei sempre presente, ovviamente, ai concerti. Se non sbaglio, questo qua è il concerto famoso di Modena. Eravamo a Roma, qua. A Roma? Qua a Roma, sì. Sbaglio. E niente, qua eravamo a Zocca, un autografo di un disco, in poche parole. A Zocca. Era lui? Era lui in persona? Sì, lui in persona. E te, quando l'hai visto così, quando sei stato vicino, cosa hai sentito? Ah, niente, per me, cioè... È la tua vita. Quello. Sì, è la pelle d'oca, in poche parole. Quando è stato, Stefano, la prima volta che l'hai visto, diciamo, dal vivo, che ci hai quasi parlato, praticamente? Per me è stato nel 1996. Ecco, perciò andiamo molto più indietro del tuo inizio. Sì, perché ho fatto, in poche parole, un tour con lui, a vendere delle magliette. Grazie a Claudio ho fatto un tour e diciamo che ho partecipato lì, è stato la botta della mia vita. Il merchandising, diciamo che hai collaborato a vendere il merchandising, sono le magliette, in questo caso. Qui tra l'altro vediamo la camicia, una delle camicie importanti, perché stiamo parlando di Modena Park. Poi vedo che hai preso con te proprio un baule di cose. Purtroppo non si può... Ma comunque le prendiamo su man mano che andiamo avanti nella trasmissione, tra l'altro. Qui dove siamo? Lì sempre tra Roma e Lignano Sabbiadoro, quelle parti lì. Perciò, ovviamente tu hai fatto veramente il tour anche da spettatore, non solo da collaboratore. E poi ero con un mio amico di Piacenza. Intanto magari ci sta seguendo. Qua c'è questa famosa chitarra. Eccola qua che l'abbiamo vista dal vivo, qua sopra da noi. E qui è un po' il tuo studio. Io che ho la camera, in poche parole, dedicata a Vasco. Esatto, ci si porta neanche le morose, niente, neanche le donne, niente. Come casa mia, qua che va sotto il mio bunker, certo. Vai pure avanti. Lì c'ho un jukebox anni 70 che... Con tutte le canzoni di Vasco. Saranno 20, 45 giri Vasco Rossi. Si sono consumati ormai, non lo so. Consumati no, però vanno. Vanno, perciò è importante che funzionano. Ma ci metti la moneta o no? La monetina da 100 lire. Ma ce ne metti davvero? Poi le vai a riprendere? 100 lire che c'avevo una volta, quelle lì, via che vanno. Finché giro. Te le porto, ce ne ho qualcuna, te le faccio avere allora. Qui sono vari manifesti, varie diciamo, vetrofanie che tu hai tenuto. Eccole qua, guarda, che vedi questa parete enorme di... Diciamo che sono i promo dei vari concerti, dei vari dischi. Perfetto. Qui ovviamente sei in versione... Qua eravamo a Roma in un bar e niente. Nella sete faceva da padrona. Ci vuole. Vai a dire a Vasco. Un po' di carica. Un po' di scusa. Ecco, io vedo qua un manifesto con Anis. Questo qua è Morisette. È vero, l'ho visto. Questo qua è Imola. Era con Morisette. Sì. Imola, che in poche parole quello lì è un manifesto, prende tutta la parete. Prende 1,5 metri x 2 metri. Gigantografia, guarda quanto bello. Qua torniamo alla chitarra. Torniamo alla chitarra, in poche parole è tutto insieme che gira. Qui diciamo sei nei vari... Qua sono un ristorante. Ovviamente. Là, qui cosa abbiamo? Vediamo un po' di... Dalle riviste di un'altra rivista, un'altra TV, collezione, un'altra... Perché poi hai comprato quello che c'era in edicola, quello che c'era distribuito. Di tutto, esatto. Tutto di più. Ecco qui ancora materiali. Hai fatto con le birre, hai fatto il cognome Rossi, guarda lì.
Insomma, anche, va bene anche poi Valentino poi sì, se proprio proprio tutti e due però è meglio Vasco Rossi. Ah, okay, cioè, no. È meglio non dargli da bere a Valentino. Ma c'è anche lo stereotto sotto sì. Ma grande, visto che c'è lo stereotto con le otto tracce sì, quattro tracce erano quattro tracce stereo con l'auto reverse sì. Sono quattro tracce stereo, vedete che bello che i ragazzi adesso non sanno neanche no, cos'è lo stereotto. Ciao, andiamo, no. Questo qua cosa sono tutti i capellini appesi sopra. Ah, che sono là però sì. Non sono qua. Ah, sono attaccati al soffitto, c'è la lampada là. Ok, vediamo, questo qua sembra un santino qua. Ragazzi, qua c'abbiamo gli LP che sono qua davanti, sì, poi vedi che vediamo. Siamo solo noi, Vasco Rossi, qui abbiamo dei pezzi sì. Unici dopo far vedere. Io quell'album qua me lo ricordo ancora. Fermati te, così. Sono fermo, guarda. No, fermo, guarda. Siamo solo noi che ci svegliamo la mattina presto. Sì. Lo ricordo sempre. Che facevo l'abetone con la cassettina di Vasco Rossi sì, ma guarda qua, per sei ore ho ascoltato solo quello. Stefano, leggici i brani che ci sono dentro, non ci siamo solo noi, leggi quanti. Solo noi, c'è Brava, c'è Credibile Romantica, c'è... Sì, ma ascoltavo tutto, non è che c'avevo solo quello. Gabri, ragazzi, Giuseppe Maria. No, che qui è stato uno dei tanti LP. Avvicina il microfono alla bocca. Ok, perfetto. Fai il Vasco Rossi della situazione. È stato veramente uno degli LP, diciamo, ascoltati tutti, ecco, diciamo. In questo caso, qui abbiamo un pezzo raro anche tra l'altro. Qui adesso andiamo nella storia anche modenese, modenese pura, storia, perché siamo gli albori di Vasco, sì. Si può dire questo? Sì, bravo. Allora, questa è la parte diciamo che non faccia riflesso così. Qui vedete una famosissima, una delle prime discoteche diciamo modenesi, come è stato questo qui, il Nuovo Mondo. Stiamo parlando dello Snoopy Countdown, Snoopy. Perché il grande Vasco Rossi cosa faceva lo Snoopy? Ah niente, lì ha iniziato a cantare. A cantare e faceva anche, giriamolo, faceva il DJ. Il DJ. Diciamo che non ne azzeccava una, qui, purtroppo quando ha iniziato a cantare io ho visto di persona, gli tiravo un di tutto, ecco, cioè era un lavoro impressionante, però è diventato un mito. Tu pensa che io l'ho conosciuto quando cantava Colpa d'Alfredo a Milano uno spettacolo fatto al Palasport di Milano. Tra l'altro sono era un timido tutto piccolino non so se ma lo dove sai, vado così non so se lo sa Stefano, forse neanche Antonello, questo LP qua è esposto al Palazzo dei Musei a Modena, che c'è una mostra al terzo piano che dura fino a maggio, che si chiama Io sono una poesia. E venite parlando dell'architettura di Modena e Reggio Emilia, perciò la storia, le fotografie e un po' tutte quelle che sono state le vicende, c'è questa LP che parla di uno dei primi locali diciamo di Modena. Bellissimo. In questo caso, e c'è questa LP esposta assieme anche a qualcuno delle orme che ho prestato io. Bene, vedi, e di Augusto D'Aoglio, vedi che dove c'erano i suoi disegni, perché sempre, si parla di... Io non lo sapevo, perciò, andate vai al Palazzo dei Musei, terzo piano, una mostra gratuita. Perfetto. Bellissima, ti perdi nel pomeriggio vedere anche la parte musicale oltre che artistica della provincia di Modena e Reggio Emilia. Benissimo. Questo è molto bello, lo conserviamo come tu l'hai conservato. Poi vedo qui avanti che hai Colpa d'Alfredo, sì. Questo è un'altra cosa molto 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 speciale. Adesso questa spettacolare chitarra qui, la mettiamo all'asta stasera? No, 10 euro te li do io. 10 euro te li do io. Adesso lo teniamo qui, ovviamente, questo LP, perché Daniele ci sta cercando di inquadrare questa altra rarità, perché ovviamente sono sì, cose LP, che purtroppo ce ne ha fatti di diverse copertine, esatto. E diversi codici. Io cioè non è che prendo Colpa d'Alfredo, ci sono vari perché, codici. Perché erano... Cambia anche il codice, cioè adesso qua non c'è, però di ogni LP magari c'è la copertina uguale, però cambia il codice o cambia la ristampa. Cioè, abbiamo... ogni LP ha il suo codice, la sua stampa. La partita IVA. Sì, perché poi sono stati ristampati. Come costo vedete. Uguale, però è un numerino, cosa cambia. Là tra l'altro vicino al monitor di Antonello, cioè non siamo mica gli americani, che tra l'altro sì. È stato... Quindi la prima stampa. La prima stampa, oltre che Colpa d'Alfredo, versione seconda stampa. Come vediamo, lì. Allarga là, vabbè, quello lì. Adesso vai su Antonello. Qua, eccolo qua, guarda. Quello lì. Quello che vedete adesso inquadrato da Daniele. Quello in mezzo, Daniele. Quello lì, bravissimo. Quello con la bandiera americana, eccolo qua. Qua quando si vede che era giovine. Questo qua è la prima stampa. Adesso volevo chiedere alle ragazze, andava bene un ragazzo così? Andava bene così, andava bene. Sabrina, poteva andare bene? Sì, proprio perché non erano gli occhi azzurri. Qua tra l'altro c'entra anche Weiner un po', perché non siamo mica gli amici, quelli che possono sparare agli indiani, fuoco sì, gli indiani, parte quello come intro, giusto? Giusto. Na, e via così, no? Giusto. Esatto, perciò vedi che stiamo parlando di una grande cosa. Qui ovviamente adesso
ci prendiamo un attimo per dedicare una canzone. Quale? A coloro che sono gli appassionati. Okay, Sebastiano, scusa, c'è la verità. Dov'è? C'è ancora la quella lì? No, ma che ancora? Ci vuole la verità stasera. La verità, io si nasconde fra le nuvole. Io metto Rietta Berti. Ci vuole, Rietta Berti, ci troviamo a marzo. Non Remember No Mondo va a finire. Avanti così, dai, ci troviamo. Rietta, fra un po'. Eccola qui, la verità, grande. La verità, la verità, la verità. Ci siamo, col colpa del freddo. Guarda qua, guarda qua. Data a casa, come che dice Stefano in intro? Sì, però visto che tu hai fatto tutti i concerti di Vasco, li fa un po' diversi certi testi, li modifica leggermente. Ascolta, no? voglio cambiare discorso. Tu cerchi la fidanzata o ce l'hai già? No, io la cerco. Allora, ci sono due ragazze disponibili, che non facciamo né nome né cognome. No, sì. Esatto. No. Hai sui 35? Io sui 40. Però no, aspetta, che ce n'è una che ha detto che poteva arrivare anche lì. Vabbè, è vero, perché fa decenni avanti. Poi, seconda cosa era soldi. No, soldi non ne ho. Lasciamo perdere, andiamo avanti con Vasco Rossi. Calciatori non ne ho. Perfetto, non sono. Ascolta. Magro non sono, perciò. Non va bene. Sei simpatico, dai. Allora, simpatico. Un attimo, due ce l'ha, c'è una la pinta. Aspetta, voglio sapere, ma daresti via quella chitarra per uscire una volta con una di loro? Possiamo? Loro dicono no per la chitarra, mica per altro, perché poveretta la chitarra. No, la chitarra no. La chitarina, chitarra. No. È lo scambio di chitarine, no. Cioè, No? Vabbè, ci teniamo il mandolino, dai, vai. Non se ne parla più. Allora, guarda che conveniva vendere la chitarra, non vorrei mica dire, ma... Sì, fidati, è vero? Sabrina, sì. Cioè, dai. Per me, quello che mi riguarda, sì, perché sono troppo vecchio. Anche una chitarra. Ma non ho mai avuto problemi, però. A far cosa? Aspetta, ferma! Cosa hai detto? È stato grazie a Vasco Rossi, lui non ha mai avuto problemi per trovare le fidanzate. Davvero, io i problemi. No, ma ascolta, l'ultima fidanzata. Adesso non c'è la fidanzata. Non ce l'ho. Come ce l'hai? Non ci sono i problemi. Dimmi. Ci sono i problemi, cosa succede? Se li hai i soldi, no. Se li hai i soldi, Sabrina, ce li ha. Ci ha telefonato il bancario. Il vino buono, stanno li ho spesi tutti lì, vedi? Tutti quali spesi? C'è una stanza piena. C'è stanza piena. Capiva, ci mettevi Playboy. È andata a casa con il Nega. Bravo. Signorina. È successo anche a Vasco. È andata fuori Modena. Modena Park, sai perché? Se Daniele si svegliasse, qui dovresti fare una zoomata qua, Daniele, perché è impegnato. Ho agganciato Modena Park per fare una zoomatina. Cosa c'è? Sì. Fagli vedere i pettorali. Alzati. Facciamo un primo piano. Come alto, uguale. Vasco Modena Park 010717. Vai, vieni qua in diretta, portami la maglia. Quello che adesso gli facciamo vedere anche questo adesso. Lo facciamo affiancare dalla Sabrina. No, guardate qua. Guarda cosa fa vederti adesso. Guarda, vediamo. Aspetta, adesso arriva. Ci vuole la modella qua. Sabrina, mi indossi Sabrina la maglia. Agnese, mi fate della modella. Agnese, poi vieni qua, Agnese. Guarda, ti facciamo felice. Vieni Agnese, guarda, tranquillo. Cosa devi fare? Cosa mi combini qua? Adesso, aspetta, lo mettiamo di fianco lui. Vieni qua, guarda. Aspetta, tu stai in piedi, prendi una sedia in più. Guarda, aspetta. Vai sulla sedia in piedi. Allora, per lei. No, scusa, vai. Che cosa faresti per una ragazza così tu? Che lo chiamano Fringuello, adesso non l'ho capito. Ti dà la chitarra, va bene, l'accetti? Vuole la chitarrina, signorina. Va bene? Oh, questa sera facciamo degli affari esagerati stasera. Guarda, l'LP di... No, neanche questo. Allora, va bene. Scusa, ma con questa... Ma tu la sai suonare la chitarra? Cosa? Io sì. Lei sì. Perfetto. Vedi? Allora... Però elettrica no. Elettrica è diversa, ha le corde diverse, effettivamente... C'è le corde più lunghe. Cosa dici? Allora, gliela possiamo fare prendere in mano? Gliela diamo in mano? Aspetta, interroghiamo... Come è fatto il Do maggiore? Con che note... La nota di Do. Do, poi, aspetta, questo qua è un evento. È un Do più alto. Aspetta, vediamo. Attenzione, la sentiremo la prima volta, credo. Sarebbe questo. E il Do, fammi vedere, perché... Per una volta me ne intendevo anch'io. Guarda, che ha messo le... Guarda cosa ci tocca fare. Facci tirare? È un Do semplice. È sbagliato. Non va sopra e sotto. Vuole l'amplificatore. Allora, tu fai così. Mentre lei fa finta di suonare, tu devi fare il verso della nota. Vai. No, vai, dai. Dai, fai Do. Mazzo. Dopo, perfetto. Vedi che suona, Senti che suona.
attenzione, qua è un do maggiore, guarda che ci va sopra la, questo dito non va sopra, così, esatto, do maggiore così, ed è composto da quali note, attenzione che do, quella do ci sei, c'è, e poi vediamo, no. Brava, poi ce n'è un'altra, vediamo, attenzione, arrivo, abbiamo tempo fino alle 11 meno un quarto che devo andare a chiesa anch'io. Allora, dai, aspetta, vediamo, allora, ce la facciamo. Sono state do, le note. Mi, mi, s, 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 s. No, do, do, mi, s, s, mi, s, fo, sol. Vai! Vabbè, sentire, senti qua. Esageriamo, e se lo fai diventare... La terza e la quinta. Però voglio sapere, e se lo vuoi far diventare settima, che nota ci devi aggiungere? Bello maestro, questo sarebbe... qua adesso. Io mi fermo alla seconda, dai che andiamo, via, dai. Spiri piano per non fare rumore, che domenica di sera, vedi col sole. No, no, stai qua, no, stai qua, stai qua. Ciao, grazie. Ciao, ma mi è rimasto contento, contentissimo, guarda. Guarda. Grazie, grazie Agnese. Ascolta, ma tu fai andare via lei, vado via io piuttosto. No, ma infatti io arrivo, sto qua sono l'angolino. Agnese, va bene così. No, dai, abbiamo pochi minuti, dopo stiamo arrivando, abbiamo 5 minuti. Okay. Ha preso in mano la chitarina, hai visto, okay, visto come si fa a conquistare le donne? Ah sì, un attimo. Un attimo. Agnese, tutto bene? Un attimo che vola via da una famosa canzone di Vasco. Ti sei innamorata di lui, Tantissimo. Sì, tra una corda e l'altra. Quello detto? L'hai data in mano molte ragazze questa chitarra? No. Oh, la prima sei stata! Cioè, oppure che sia anche l'ultima. Questa qua c'ha la firma di Vasco. Qua, guarda. Qui vedi col pennellino. Ecco, guarda. Qua. Si vede, non si vede, ma però c'è. Dov'è? Vabbè, andiamo sul zoom ancora un po' di più. No, zoom, si vede, non si vede, ma dov'è? C'è. Dov'è? Quello rosso lì che vedi. Questa qua, vedi? Questa qua. Ah, è quello. Si vede, non si vede. Pensavo che fosse sporca. No, purtroppo è venuto male, però c'è. Sto per pulire con l'alcol. Volevo farlo una seconda volta, però mi hanno detto no, va bene così. Bene così, esatto. Va bene quello. Poi ho visto che c'hai delle magliette qua firmate. Sì, che c'ho la delle vaina. Magliette, c'ho delle varie. Venga, modella, ci faccia vedere la maglietta. Venga qua, signora. Sì, sì, ormai che ci ha fatto la modella. Fai una zoomata davanti alla telecamera. Sei tipo tutti i giovedì, ci sei. Vieni che mestre. Vieni qua davanti, fai primo piano, aspetta, vediamo. Oh, perfetto. Oh là là. Vediamo cosa si vede qua. Perfetto, vediamo. Se vuoi, il signore la può anche indossare. Poi dietro c'è la componente della band. Eccola qui, tutte le firme della band. Steve, attenzione, Bart, aspetta, che fagli la carrellata una per una, visto che te non ti muovere, stai ferma lì così. Devi fare la carrellata partendo dall'alto verso il basso. Come dall'alto verso il basso? Oh, guarda, ma queste qui sono le firme dei vari componenti della band. Vedi, pian piano vai giù. Pian piano vai giù. Aspetta, vediamo. Vai. C'è anche dedicato a te, a Stefano, vedi che c'è scritto. A Stefano, a Giovanni, a Giuseppe, a Maria. Eccole qua, vedi. Ci sono le varie firme, perciò è anche questo un pezzo unico. Comunque, perché... io non so quello che vedono davanti, ma io preferisco vedere quello che vedo di dietro. Facciamo una zoomata che da dietro. Cioè, immaginavo. Facciamo una... Andiamo avanti con i primi piani. Avanti, grazie Agnese per, grazie il... mille. Per averci mostrato il... la maglietta. In questo caso, no, ragazzi, dai, allora, dai, abbiamo pochi minuti. Allora, dimmi la cosa, diciamo, i pezzi che tu di cui sei più geloso, diciamo, di la tua collezione, al di là di questa splendida chitarra, ovviamente. Vabbè, io dopo, a me purtroppo mi manca il primo LP. Ti manca il primo LP, che sarebbe La Matita. La Matita. La non matita, voglio stupirti con gli effetti speciali, la matita, ma io andrò a vedere nella mia collezione, ma finché ce l'ho io. Purtroppo quella lì. Bisogna che me la sono fatta sfuggire, ma la seconda volta non mi succede. Non ti sfugge. Allora adesso facciamo l'appello qui, appunto, purtroppo, mamma mia, se qualcuno ha l'LP della Matita vuole fare felice questo ragazzo, venditegliela, dategliela, insomma, cercate di fare questo cadeau a questo caro collezionista, che lui tiene in modo eccezionale questo grande artista che è Vasco Rossi. E penso che con questo vai a concludere questa carrellata di dischi da 45 giri. Poi c'hai i nastrini, c'hai tante cosine. Sì, c'ho i nastrini, c'ho i cappellini, c'ho i CD, c'ho tutte le varie riviste, tutti le varie, c'è i libri che sono usciti, di più. Cofanetti, non cofanetti, vabbè. Anche per dire le... I DVD che ha fatto nei vari concerti. Anche per dire le varie cose che escono nei giornali, io le tengo... Cioè, il merchandise, una volta c'era la medaglietta, una volta c'erano... Sì, anche quelle, giusto, e poi più altro la roba che esce nella Gazzetta, il resto del Carlino qua e là, e tengo tutte le copie. Ah, tutte le copie. Poi che ogni anno io le metto e le conservo. Le classifichi, perciò sai l'articolo che riparla di questo. Bravo, bravo, appunto, parlavamo appunto di un pezzo raro che diciamo ha...
al nostro, è venuto a presentarlo, tra l'altro una persona che tu conosci, a cui comprato Claudio. Il cinturone, Claudio, perciò sì. Centin, in questo caso questo cinturone lui sì. creato, tu ovviamente ce l'hai. Sì, ce l'ho. Ce l'hai. Sì. Col timbro dietro, ci ha fatto col capire. Col timbro di Vasco Rossi, esatto. Però è, quello lì è fantastico. È davvero. Fantastico, infatti è vero. Parte la, cioè, quello che costa e che non costa, però quello lì è... Diciamo, è stato utilizzato molto, sì, lui a Modena Park, Modena poi è stato Park, usato gli, degli spari sopra nelle, nel vario video. Perfetto. Me l'ho studiato, ce l'ho sì. fatto vedere quella sera lì, così stasera faccio bella figura anch'io. Okay. Va bene, a questo punto allora ti indossi la chitarra e andiamo con una canzone, chiudiamo la storia con, okay. con il nostro... mazza, oh, guarda qua, dobbiamo farla anche meno di polistirolo. Vabbè, eccola qui, guarda lì. E quanto l'hai pagata all'asta? Non si può dire, non si può dire. Non si può dire. Il collezionista non dice mai 200 euro l'ha pagato. Sì. No, non si può dire, purtroppo non si può, non dire. Si può dire. Guarda che facciamo finta che sia stata regalata. Esatto. È meglio. Io ce lo vedrei, sai, in mezzo alla band di Vasco Rossi, È vero, come magari, è vero, c'hai del rocker tu, Sì. È vero. Tra l'altro mi sembra, ma tu sei anche, fai anche volontariato, sì. usciamo un attimo da quello che è la tua bella collezione, perciò salutiamo anche i tuoi amici. Ok, grazie mille dei miei colleghi volontariato e ringrazio tutti. No, coloro che fanno volontariato vanno veramente stimati sì. perché ci mettete due volte l'anima e una volta il cuore. Questo è un po' il tutto, allora questo qui è stato per noi un momento difficile perché... ci hai insegnato cosa vuol dire essere appassionati di grazie queste cose qua mille. Che va oltre l'amore per se stessi, perché andare a mettere tanti soldi, tanto tempo in una collezione vuol dire amare all'infinito un personaggio, in questo caso Vasco Rossi e tutto quello che sta detto il suo entourage, lo sarà ancora. Perciò noi ti auguriamo di trovare ancora tante cose e la matita in particolare, se non ce la troviamo noi te la portiamo noi, te la regaliamo, guarda, guarda male lì. Che vale, ti diamo con pennarello grazie. Se proprio ciao. Vuoi ciao. Salutiamo, ciao grazie e mille e salutiamo il fan club di Vasco Rossi che a volte da Zocca ci seguono anche in streaming, perciò magari perfetto, qualcuno grazie ci sta tutti seguendo. A mamma mia mamma mia in tutti i sensi perché mamma sei venuto mia. Facciamo signora. Il finale, invitiamo allora gli amici che sono rimasti con noi. Venite qua con noi assieme appunto a attenzione. Stefano Melegari, venite qua, ci stiamo un po' tutti adesso. Stiamo? Come si sì, prego ragazzi. Venite, io mi sposto. Andate là, c'abbiamo anche Vainer che sta arrivando. Cosa fai Donello? Io sto bene. Tu stai subito Io sto a sedere perché sono un po'. Prego. Ecco qua. Vai vicino a Daniele, andiamo in scala, vedi io. Guarda, io sono alto come senza cappello. Ci siamo guarda. Tutti? Devi tenere dritta sta chitarra. Il manico. C'è la Sabrina che dice, va bene così? Il manico, scusa, Agnese, dica che. Ma ci stiamo dentro? Ci stiamo dentro, secondo te? Allora facciamo la foto di gruppo con questo. Ferma, che si deve scaldare il telefono. Come si deve scaldare il telefono? Noi abbiamo i telefoni che si devono scaldare. Allora, noi cominciamo a ringraziare coloro che ci hanno ospitato. Grazie, Trattoria Zanichelli, grazie. Ringraziamo Daniele Mammi che ci ha fatto la pre-produzione, la post-produzione. Trovate la replica domani sera 20:30. Forse. Sempre, come forse? Perché ma, qua è tutto un incontro. Mamma mia, sempre, in tutti i sensi, anche in Calabria lo diciamo. Esatto, salutiamo anche primo video della Calabria che ci ha ascoltato. Dove vado? Di qua? Dove vado? Di su? E poi non è finita, dobbiamo sì. ricordarvi che. Guarda, ascolta il manico signorina no, lei lei col manico quando è il momento bisogna abbassarlo non ti preoccupare allora vediamo allora salutiamo tutti anche gli ascoltatori della Calabria di Promo Video TV sul canale 97 se non vado là salutiamo anche Salvatore salutiamo la Toscana che ci ha seguito per l'opportunità l'appuntamento torna replica, la prossima settimana domani sera ci sarà mezzogiorno replica, di sabato pure. Vi volete vedere anche sabato a mezzogiorno? Vi volete vedere? Sì, cioè, sì allora. Ok, da domani tutte le mattine alle 7 ci siamo noi. Vabbè. E poi ovviamente andate sul sito appunto www.ritrovi.com per lo streaming e su YouTube andate a cercare il canale Mamma Mia Romano Antonello che c'è la puntata che verrà. E poi mi raccomando, se volete fare delle proposte per le ragazze, la Sabrina Agnese dicono però le caratteristiche sono quelle che hanno spiegato. Andate a cercare. Ciao a tutti, Mamma Mia, ciao da Romano. E ciao da Antonello, grazie a tutti.